Marzo 1911. Alla corte di assise di Viterbo si apre la prima udienza del processo Cuocolo. Abate Maggio, le vostre generalità. Carogne. Gennaro Abate Maggio, figlio del Fu Giovanni, nato a Napoli 28 anni fa. Una condanna a 15 mesi di reclusione per violazione di domicilio e una per rifiuto d'obbedienza. Avete riportato altre condanne? Recentemente altre due condanne per furto di cui io stesso mi sono accusato. E adesso dite tutto quello che credete di portare a vostra discolpa per l'accusa che vi si fa, la quale è di associazione a delinquere. Io sono stato camorrista, eccellenza. Per debolezza e per ignoranza mi sono affiliato a questa fangosa setta. Fui camorrista per 4 anni. Poi ne uscii perché sentii il bisogno di redimermi. Sentii un vivissimo sentimento di onestà e volli illuminare la giustizia. Sì, signore. Sentii un vivissimo sentimento di onestà e volli illuminare la giustizia. E finalmente adesso è giunto il momento di parlare davanti ai giudici popolari. Eccellenza, voglio portare alta la mia fronte e dire tutta la verità. Ed ecco il fatto. Giugno 1906, spiaggia di Cupacalastro. Secondo l'accusa di Abate Maggio, Gennaro Cuocolo è assassinato dai sicari della Camorra. Chi era Gennaro Cuocolo? Un pregiudicato dedito da Farucci Sporchi e legato alla malavita. Una personalità di poco rilievo, la cui morte non avrebbe dovuto suscitare tanto clamore. Ma furono le singolari circostanze di un duplice omicidio che colpirono l'opinione pubblica. E infatti, in quel giugno del 1906, lo stesso giorno dell'uccisione di Gennaro Cuocolo, era stata assassinata anche la moglie, Maria Cutinelli. Secondo Abate Maggio, anche lei per ordine della Camorra. La legge non chiede conto ai giurati dei mezzi con i quali essi si sono convinti. Essa non prescrive loro alcuna regola dalla quale devono far dipendere la piena e sufficiente prova. Essa prescrive loro di interrogare se stessi e di esaminare quale effetto abbiano fatto sulla loro ragione le prove riportate contro l'imputato e i mezzi della sua difesa. Essa propone questa sola domanda che racchiude tutta la misura dei loro doveri. Siete voi intimamente convinti della reità o della innocenza dell'imputato? Dovrete rispondere alle seguenti domande. Quesito per Enrico Alfano. Giovanni Rapi. Luigi Arena. Gennaro De Marinis. Gennaro Ibello. Sono essi colpevoli di aver mandato per l'uccisione di Gennaro e Maria Cuocolo? Per Nicola Morra, Antonato, Mariano Di Gennaro, Corrado Sortino, sono essi colpevoli di aver ucciso con premeditazione Gennaro Cuocolo? Quesito per Corrado Sortino e Giuseppe Salvi. Sono essi colpevoli di aver ucciso con premeditazione Maria Cutinelli in Cuocolo? Per Ferdinando De Matteo, è egli colpevole di aver concorso ad organizzare il duplice omicidio? Per gli imputati minori, Luigi Fucci, Salvatore De Lucia, Esposito Francesco,
Chirico Giuseppe, Carmine De Vivo, Menichiello Giuseppe e Abbatemaggio Gennaro. Sono essi colpevoli di associazione a delinquere per essere membri della società detta Camorra e per i Fucci con l'aggravante di essere il capo di detta società? La Camorra in gabbia sta per essere giudicata. 5 anni prima, quando era avvenuto il duplice omicidio, la voce pubblica e la stampa concordi avevano additato come responsabile la Camorra. Questa misteriosa e potente setta che teneva, secondo le pittoresche espressioni della stampa, un'intera e grande e popolosa città come Napoli sotto l'incubo del terrore e il ricatto della violenza. Abate Maggio, camorrista pentito, è l'ambiguo protagonista del processo di Viterbo. L'opinione pubblica ha trovato in lui un sostegno prezioso alla tesi che vuole la Camorra come responsabile del delitto cuocolo. Subito dopo il delitto cuocolo, da Napoli lo scandalo era dilagato per tutta la nazione. Sembrava incredibile e insopportabile che un'associazione delinquere potesse sfacciatamente ed apertamente pronunciare una sentenza di morte contro 2 suoi affiliati. La conclusione inevitabile fu che tale mostruosità potesse solo accadere per debolezza dei pubblici poteri e per colpevole connivenza della pubblica sicurezza. Un'intera città e la sua classe dirigente fu messa sotto accusa. Fu lanciata la crociata contro la Camorra. Si invocarono le misure eccezionali, fino a chiedere l'intervento dell'esercito per bonificare la città infetta. Tutti coloro che per fama erano legati alla Camorra incarcerati a furore di popolo e fu instaurato un ponderoso processo indiziario che nella sua fase istruttoria durò 5 anni. Si cercò poi una sede adatta per celebrare il processo. Napoli fu naturalmente subito esclusa per legittima suspicione. Si temeva addirittura che la Camorra potesse impedire il libero svolgimento delle udienze. Quando si scelse Viterbo, poco mancò che la cittadinanza viterbese insorgesse con violenza contro la decisione. Poiché a Napoli infuriava il colera, a Viterbo si paventava il contagio e soprattutto l'infezione morale portata dai camorristi decisi a tutto pur di salvare i loro capi. Poiché il processo era chiaramente indiziario, molte cose erano rimaste non chiare, molti sospetti gettavano ombre cupe sul processo, mischiando Camorra e classe politica. Il giorno dell'inizio del processo, l'editoriale del Mattino, l'autorevole quotidiano di Napoli che aveva capeggiato la campagna di stampa, poteva pubblicare queste parole. Non si tratta a Viterbo di assodare se gli imputati abbiano o no assassinato i coniugi Cuocolo. Il compito dei giurati è assai più alto. Ciò che Napoli si attende dai giurati è un'opera altissima di igiene morale e sociale. Alessandro Marini, capo giurato, direttore di banca, sui suoi biglietti da visita scriverà «Capo giurato del processo Cuocolo». Emilio Donatelli, professore di lingue. Vittorio Rainaldi, medico condotto. Salvatore Gionfra, proprietario. Ludovico Romeo, medico condotto. Giovan Battista Rossini, medico condotto. Luigi Pezzi, maggiore dell'esercito a riposo. Balduino Riccioni, esattore delle tasse. Girolamo Bertarelli, proprietario. Giuseppe Lucchesi, proprietario. Francesco Bertoncini, proprietario. Luigi Santini, negoziante. La parità dei voti è a favore degli imputati. Se la maggioranza dei voti è raggiunta con 7 voti contro 5, il capo giurato ha il dovere di segnare questa votazione nel consegnare il verdetto, perché il presidente ha dalla legge la facoltà di ordinare che la causa sia rinviata a nuovo giudizio. Signori giurati,
Io ho compiuto il mio dovere con le poche forze che il cielo mi ha dato. Ora spetta a voi l'adempimento di un dovere ben più alto e civile, ispirato al più profondo senso di giustizia. 7 luglio 1912. Era in vigore la procedura penale del 1865, per cui i 12 giurati entravano da soli in camera di consiglio, senza l'assistenza del giudice togato. Procederemo a questo modo. Io leggerò il nome degli imputati uno per uno assieme ai quesiti posti dal presidente. Ognuno di voi scriverà la sua risposta sulla scheda. Senza discussione? Cosa vuol discutere, santo Dio, dopo 15 mesi di processo? Abbiamo ormai tutti la nostra opinione ben consolidata. Scusi, signor Maggiore, ma qui stiamo per decidere la sorte di 37 uomini. Per 9 di essi l'accusa conduce direttamente all'ergastolo. Dinanzi a 9 ergastoli nessuna discussione è superflua. Va bene, discutiamo. Da chi cominciamo? Il primo della lista. Enrico Alfano, detto Enricone. Colpevole o innocente? Scrivo la mia votazione. Colpevole. Scusi, ma io intendevo una discussione più generale prima delle votazioni. Questi uomini sono stati accusati di aver ucciso e fatto uccidere il cuocolo. Il maggiore Pezzi dichiara di non avere dubbi sulla loro colpevolezza. E la stessa certezza io vedo in molti di voi. Io stesso all'inizio, suggestionato da certa stampa, ero convinto di trovarmi dinanzi ad un comune processo di malavita. Invece ho scoperto un delicato caso giudiziario. Perché questo è un processo indiziario. Infatti, che cosa accusa questi uomini, se non la delazione di uno di loro? L'accusa di Gennaro Abbatemaggio è stata ampiamente provata. Quella a voi! E c'è anche l'autorità del capitano Fabroni che suffraga le parole di Abbatemaggio. Sì, signore. Sentì un vivissimo sentimento di onestà e volli illuminare la giustizia. E finalmente adesso è giunto il momento di parlare davanti ai giudici popolari. Eccellenza, voglio portare alto la mia fronte e dire tutta la verità. Ed ecco il fatto. Da camorrista frequentavo gli stessi luoghi che erano praticati anche da Enrico Alfano, detto Enricone, dal De Marinis e dal professor Rapi, che mi conoscevano da tempo e che quindi potevano avere fiducia in me. Un giorno Gennaro De Marinis disse a Enrico Alfano di aver ricevuto una lettera di certo Luigi Arena, coatto a Lampedusa, in cui l'Arena denunciava Gennaro Cuocolo come confidente e spia della polizia. E infatti il Cuocolo aveva fatto arrestare l'Arena qualche mese prima. Enricone disse: chi sta a Chievo fa passano guai, quando esce lo domicilio coatto su chi agnisse. La lettera di Arena la leggeste? Ne sentì solo il senso, eccellenza. Poi il Rapi disse: Cuocolo mi ricatta, e quello è un uomo che non scherza. Arrivò anche una seconda lettera dell'Arena e alla fine l'Alfano e il De Marinis, cedendo anche alle pressioni del professor Rapi, decisero di prendere provvedimenti. Enricone allora mi ordinò di andare a San Giovanni a Teduccio a chiamare il De Matteo. Io andai e De Matteo mi disse: per Enricone tutto si fa, e venne subito. Io mi credevo che la riunione fosse per dare qualche bastonata o una rasoiata in faccia a Cuocolo. Il Morra disse che doveva essere punita anche la moglie di Gennaro Cuocolo, Maria Cutinelli. E il Rapi osservò: se si va in galera per uno, si va lo stesso per due. E i presenti a consentire. Intanto, come vedete, all'idea dello sfregio si era passata a quella del duplice omicidio. De Matteo suggerì di chiamare il capo in testa della camorra, che era Luigi Fucci, e fu quindi fissata una riunione per il 26 maggio a Bagnoli. In questa riunione l'Alfano spiegò le sue accuse contro Cuocolo, accuse di infamità, ovvero sia di aver fatto la spia in questura ai danni di altri affiliati, e accuse di sgarro, ovvero sia di essersi appropriato della rifoltiva. Tutta la camorra convenne che bisognava prendere provvedimenti. Si dette l'incarico a Enrico Alfano di procedere a sua discrezione. Poiché Gennaro Cuocolo era un uomo diffidente e sospettosissimo, De Matteo suggerì che con il pretesto di compiere un furto di gioielli a Torre Annunziata si attirasse il Cuocolo tra Torre del Greco e Torre Annunziata, ove essendovi poca abitazione era facile fare il colpo.
E così il De Matteo si recò il 1° giugno verso le ore 13:30 in casa di Gennaro Cuocolo, dicendogli che Nicola Morra, Corrado Sortino, Mariano Di Gennari, Antonio Cerrato sarebbero stati gli autori del furto, poi avrebbe ricettato i gioielli. Durante la visita il De Matteo rubò il coltello del Cuocolo allo scopo di metterlo poi nella mano del cadavere, in modo da simulare che il Cuocolo si fosse recato in quel luogo deserto per un duello, ovvero sì, come diciamo nei camorristi, un dichiaramento. Per sorvegliare da vicino lo svolgimento del delitto, il Rapi, l'Alfano con il fratello minore Ciro e Libello decisero di fare una gita a Torre del Greco e di fermarsi a cenare nella nota trattoria di Mimì a Mare, a circa 800 metri da Cupa Calastro, luogo prescelto per l'assassinio del Cuocolo. Il mio compito sarebbe stato di fermarmi a poca distanza dalla trattoria, ricevere dal Di Gennaro la notizia che tutto era stato fatto e trasmetterla all'Alfano in trattoria. Ma aiutato dalle conseguenze, cercai di evitarlo. Pretesto della gita era provare un carrozzino con due cavalli, ma poiché Giovanni Rapi è bella pesante, Enrico Alfano decise che avrebbe raggiunto in tram Torre del Greco, mentre sul carrozzino avrebbe viaggiato solo il Rapi con Libello. Enricone mi regalò il denaro per comprare il biglietto del tram, ma io, tornato a Napoli, feci sapere che non sarei andato a Torre del Greco, sostenendo che avevo uno zio ammalato. Saputolo, per ben due volte Enricone mi mandò a chiamare per mezzo del cocchiere Iacovitti, ma io risposi recisamente: dite a Enricone che io a Torre del Greco non ci voglio andare. Si trovarono all'appuntamento davanti alla trattoria di Mimì a Mare verso le 6 del pomeriggio. Enricone, che è di carattere alla mano, fece sedere alla sua tavola anche il cocchiere Iacovitti, nonostante che era al suo servizio da un giorno solo. Mangiarono spaghetti con le vongole e capitone e si trattennero in tavola fin verso le 8. Cuocolo e gli altri arrivarono con il tram nella piazza di Torre del Greco verso le 6. Li attendeva il Morra, il quale disse che era troppo presto e quindi consigliò di andare verso Cupa Calastro. Con questo pretesto, Cuocolo fu attirato verso la spiaggia. Quando Antonio Cerrato vide che non c'era nessuno, fece un segno convenzionale. Allora Sortino e Di Gennaro si lanciarono contro Cuocolo. Cuocolo cavò di tasca un temperino per difendersi. Sortino lo disarmò e così facendo si ferì alla mano destra. Cuocolo cadde a terra contorcendosi. Allora Antonio Cerrato gli vibrò con forza il bastone sulla testa dicendo: «Ancora si muove, sto carognone!» Gli dettero in tutto 47 pugnalate. Poi presero il corpo e lo sdraiarono sul muretto. Sortino lo perquisì e trovò in tasca la chiave di casa che doveva servire per aprire la porta per uccidere Gennaro Cuocolo. Poi gli tolse l'anello con le cifre e per sfilarglielo fu costretto a mordergli il dito. Intanto Di Gennaro gli metteva nella mano il coltello che De Matteo aveva rubato a casa sua, ma nella fretta sbagliò e lo mise con la punta rivolta verso il basso e non verso l'alto, come avrebbe dovuto succedere se Cuocolo l'avesse impugnata per fare una zumpata. E si dimenticò anche di imbrattarla di sangue, tanto è vero che il coltello fu trovato pulito e questo gli fu molto rimproverato dai compagni.
Di Gennaro corso alla trattoria e non trovandomi comunicò lui direttamente a Rigone che tutto era andato bene. Il De Matteo aveva preso il tram ed era tornato a Napoli. Morra, Sortino, Di Gennaro e Cerrato, poiché non c'erano più partenze di tram, presero una carrozza a Nolo. Con due cavalli camminatori arrivarono in poco tempo. All'appuntamento, oltre a De Matteo, trovarono anche il Salvi. De Matteo mise sul mento di Sortino una barba finta per mascherarlo. Senza perdere tempo, Sortino e Salvi si recarono in via Nardones. Aprirono con la chiave. Maria Cutinelli stava mettendosi a letto. Sortino entrò e prima che la donna potesse mettere un grido le chiuse la bocca con le mani e poi le mise un cuscino sulla faccia. La colpì con il coltello. Mentre anche il Salvi continuò a tempestarle di pugnalate, che furono in tutto 13. Poi mise la soqquadra alla casa portando via gioielli, titoli di rendita e denaro in contanti. Sortino si lavò le mani insanguinate. Poi uscirono e furono visti dai cocchieri Barbella e Ciratiello. Il giorno appresso sono nella bottega dell'orefice di Maio per vendere i gioielli. A questa vendita, per caso, assistetti i cocchieri Ruller e Abruzzini che si erano recati per vendere un orologio d'argento. Venduti da Enrico Alfano i titoli di rendita e dal Di Gennaro i gioielli, tutti si riunirono per la spartizione del bottino. Enricone non volle nulla per sé, anzi mise fuori dei soldi dicendo che li mandava il professor Rapi per ricompensa. Al momento di dividerli, Enricone disse: vorrei darvi un consiglio. Dividete questa somma tra voi, ma non in parti uguali. Date la metà ad Abate Maggio perché egli ha molto faticato. De Matteo protestò: e mo che ne parlammo a fa, morammo tutto cosa a issa che non ha fatto proprio da niente. Ma Rigone insistette e così fu fatto. Io presi quel denaro senza scrupolo perché esso derivava da un privato e non da un delitto. Poi Gennaro De Marinis pretese quello di Gennaro Cuocolo dicendo: datelo a me che so che cosa farne, e fece capire che l'avrebbe consegnato all'Arena, il ladro in domicilio coatto a Lampedusa che aveva scritto le lettere domandando la punizione di Gennaro Cuocolo a testimonianza del fatto che la camorra aveva fatto giustizia. Ecco dunque cosa ha raccontato Abate Maggio. La deposizione di De Maggio ha retto senza vacillare a ogni tentativo degli imputati e delle difese di infirmarla. È stata suffragata dalle prove e dalle indagini del capitano Fabbroni. È un atto d'accusa implacabile e documentato che inchioda gli imputati alle loro responsabilità. Eppure c'è qualcosa che non mi convince nella deposizione di Abate Maggio. La sproporzione fra il delitto e il movente. Anzi, in questo caso abbiamo addirittura due moventi. Il primo è il movente Arena, quello che chiama in causa tutta la camorra. Un giorno Gennaro De Marinis disse a Enrico Alfano di aver ricevuto una lettera di certo Luigi Arena, coatto a Lampedusa, in cui l'Arena denunciava Gennaro Cuocolo come confidente e spia della polizia. E infatti il Cuocolo aveva fatto arrestare l'Arena qualche mese prima. E come si difende l'Arena?
Fui arrestato di mattina presto, mentre me ne stavo per i fatti miei in compagnia di un certo Porcaro che avevo incontrato per combinazione. Io non sapevo che il Porcaro fosse un sorvegliato speciale anche lui. Quando due speciali vengono trovati assieme, sono arrestati per contravvenzione alla sorveglianza stessa. Il giudice romano mi incalzava di domande. Tu non hai scritto delle lettere dal carcere contro il Cuocolo, non ti sei lamentato di essere stato arrestato al ponte di Chiaia dietro denuncia del Cuocolo? Signor giudice, io sono povero disgraziato, non conosco a sto signore. Tu hai scritto al De Marinis chiedendo vendetta contro lo spione. Signor giudice, voi vi sbagliate. Se si volessero farcire da tutte le spie, si rimarrebbe in 13 persone, perché purtroppo pure a Napoli ci stanno le spie. Ma il giudice insisteva, eppure tu hai scritto. E io, mostratemi queste lettere. Ma le lettere non mi sono mai state mostrate. La verità, signori giurati, è che queste lettere non esistono, perché io non l'ho mai scritta. Ma nonostante questo, sono 52 mesi che mi tengono dentro. Non conoscevate dunque il Cuocolo? No, eccellenza, quante volte ve lo devo ripetere, no. Il vice brigadiere Guadagnini dice che quando foste arrestato mormoraste, bravo, me l'ha fatta. Scusate, eccellenza, secondo Abate Maggio, io sono stato arrestato dietro precisa denuncia del Cuocolo. E allora con me che dal rapporto risulta che sono stato arrestato per contravvenzione alla sorveglianza. Come avrebbe fatto il Cuocolo a sapere che proprio quel giorno avrei incontrato il Porcaro? Domandatelo al maresciallo Giannacchi perché sono stato arrestato. Lorena mente, evidentemente. Negando di essere stato denunziato dal Cuocolo vuole eliminare l'accusa di mandante. Del resto un imputato ha il diritto di mentire. Ma la questura, per bocca del delegato catalano del maresciallo Giannacchi che effettuò l'arresto, ha confermato l'asserzione dell'Arena. L'arresto fu un fatto del tutto casuale, non ci fu alcuna delazione del Cuocolo, che era considerato in questura un individuo pericoloso, un ricettatore, un basista, ma non un confidente. Ricordate a questo proposito la testimonianza dello stesso capitano Fabbroni. Non appena io venni a conoscenza del primo rapporto del mio maresciallo Capezzuti, che aveva raccolto la deposizione dell'abate Maggio, mi impressionai subito per la sproporzione esistente tra la causa e l'effetto che l'abate Maggio veniva a stabilire. Troppo grande era il delitto e troppo infima la causa, perché si dovesse di questa immedesimare tutta la camorra. Ciò sarebbe saltato agli occhi di tutti. E ciò io feci osservare al maresciallo, esortandolo a costringere l'abate Maggio a dire dell'altro. Insomma, io dubitavo che un semplice tradimento a danno di uno degli affiliati della camorra facesse pronunciare una duplice sentenza di morte. I tradimenti non sono infrequenti nel mondo della malavita, e con piena lealtà affermo che il fatto che la malavita si riunisse per decretare la soppressione del Cuocolo e della moglie per un tradimento ben lieve mi parve addirittura puerile. Puerile? Mi parve addirittura puerile. Questa è la parola con cui il capitano Fabbroni bolla l'ipotesi del movente Arena. Mi parve addirittura puerile. Bisognava trovare un movente più proporzionato alla gravità dei fatti. L'unica certezza sulle circostanze del delitto era il pranzo consumato a Torre del Greco nella trattoria di Nini a Mare a 800 metri da Cupacalastro. Chi aveva partecipato al pranzo oltre l'Alfano? Suo fratello Ciro e il commerciante Ibello, che lo stesso Fabbroni scagiona. Rimaneva il Rappi. Chi è il Rappi? Un avventuriero, un giocatore, un uomo che era vissuto a Parigi e a Londra, che annoverava fra i suoi amici grandi gentiluomini come il Duca di Nola e contemporaneamente camorristi come l'Alfano e il De Marinis. Un individuo discutibile, il Rappi, ma non privo di fascino. Un uomo che poteva colpire la fantasia della gente semplice e dei giornalisti di effetti sensazionali. Quando Abate Maggio si accorge di non essere creduto, con un'abile mossa tira fuori l'asso vincente. Il movente Rapi. Si discuteva sulla richiesta dell'Arena e voi diceste il Cuocolo sta diventando una gran seccatura. Mi ha chiesto dei soldi e io non glielo ho voluti dare. Però le sue minacce diventano sempre più insistenti. E per quale ragione avrei dovuto far ammazzare il Cuocolo? E che volete da me? I rapporti tra voi e Cuocolo dovevano essere molto tesi.
Perché quando arrivò la seconda lettera della Rina, voi attizzaste il fuoco e induceste l'Alfano a organizzare il delitto. E mi metteva alla mercé di tante persone. Fuggivo un ricattatore per mettermi una dandina. E non si può fare a meno di restare perplessi anche a proposito della verosimiglianza del movente Rapi. E non è forse vero che avete mandato attraverso l'Alfano quei soldi? Risponderò direttamente ai signori giurati. Io sono stato dichiarato un abilissimo giocatore. Che bella posta, rivisto. Ci vogliono biglietti da 1000 per i buoni giocatori. E io invece mi andato ad ammazzare 2 persone e tiro fuori 2 lire. E dico adesso addolcita va a bocca. Ammesso che egli sia stato ricattato dal cuocolo, e per questo dobbiamo accettare la parola di Abate Maggio, ammesso che egli abbia deciso di farlo uccidere, si mette in cerca di un sicario. Interpella un amico in presenza di un perfetto estraneo come Abate Maggio e lo esorta ad uccidere non solo il cuocolo ma anche la moglie, mettendosi così nelle mani di un ricattatore ben più pericoloso del cuocolo. A sua volta l'Alfano trova immediatamente 6 esecutori materiali che rischiano l'ergastolo ed eseguono il duplice uno solo per compiacere il Rapi, che non conoscono se non di vista. Lo fecero per obbedienza ad Alfano, che era il capo della camorra. No, lo fecero per il Rapi, tant'è vero che presero da lui la ricompensa. Non si trattava quindi di un delitto di camorra, ma di un semplice omicidio per mandato. Eppure i 6 esecutori non ebbero dubbi ed inflissero ai 2 cuocolo un totale di 60 coltellate. Io mi domando perché tanto spreco di energie. Perché 60 coltellate quando 2 erano sufficienti? Da un odio implacabile, non quando si uccide un estraneo per ricavare un utile modesto. Ma quello che più sorprende è che un delitto così tortuoso, così complicato, a dispetto delle più accurate indagini, abbia trovato conferma soprattutto nelle parole di Abate Maggio. Ma come ci ha detto l'avvocato di Alfano, unus testis nullus testis, ossia la testimonianza di uno solo non fa prova se non viene suffragata da prova di fatti indiscutibili. Vede che lei confonde le carte, professore. Ci sono prove come l'anello e testimoni come il barbello. Io ero con un tale Civitillo e andavamo a mangiare alla trattoria di via Nardone. Ora? Ci recammo in trattoria alle 10 di sera e ci trattenemmo 1:30. Poi andammo a prendere il caffè in una bottega vicino al numero 95. Mentre entravamo nel caffè, vedemmo uscire dal palazzo numero 95 il Salvi, che mi salutò, però senza parlare. Era solo il Salvi? No, era con un signore ben vestito, che pareva un forestiero, un nobile. Descrivete un po' meglio il compagno del Salvi. Era alto, vestito di nero, aveva la barba e portava un colletto tondo. Voi notaste bene tutti questi particolari? È sicuro, perché la strada era ben illuminata. Il compagno del Salvi aveva la cravatta? Non potetti notarlo perché, ripeto, aveva la barba. E allora come poteste accorgervi che aveva il colletto tondo? Me ne accorsi dalla forma generale del colletto. Voi faceste caso a quell'incontro quando si seppe della barbara uccisione della Cutinelli? Sì, signore. E non vi deste importanza? No, signore, non vi dette importanza. E come va che questa circostanza venne a conoscenza dell'autorità giudiziaria? Un giorno io con Gennaro Abate Maggio, che fa lo stesso mio mestiere. Abate Maggio, sempre Abate Maggio, ha bisogno di provare la sua storia e va a cercare testimoni. E dove li trova? Naturalmente fra i suoi amici, i cocchieri. I cocchieri sono i grandi accusatori in questo processo. Cocchiere o no, il Barbella è una testimonianza risolutiva. Ma il Barbella non era solo, era con un tal Ciretiello. Questo Ciretiello fu identificato in un tal Ciro d'Agostino, che chiamato depose nello stesso modo del Barbella. Ma si scoprì dopo che quel giorno, il fatale 5 giugno, Ciro d'Agostino era militare a Roma. La cosa fu contestata da Abate Maggio, il quale disse: io ho parlato di Ciretiello, non di Ciro d'Agostino. Ma questo Ciretiello non è mai stato trovato. Dunque Ciro d'Agostino mentì.
ed è stato denunziato per falsa testimonianza. Il suo processo stralciato sarà celebrato dopo il processo Cuocolo. Se mentì il danno, perché dovrebbe essere veritiero il Barbella? E perché il Barbella dovrebbe mentire? Solo perché è amico di Abate Maggio? Esaminiamo allora la conoscenza che il Barbella aveva del Salvi. Risulta dalla deposizione che lo conosceva di vista. Il Barbella come cocchiere si recava talvolta per accompagnare il suo padrone al vicolo Piliero. In quel vicolo prestava servizio il Salvi come facchino alla dogana. Lo aveva cioè semplicemente visto di sfuggita. Come io scendevo da una casa dove avevo fatto un assassino e per meglio farmi notare mi toglievo il berretto e vi salutavo. Eppure mi salutaste. Ma io non vi ho mai conosciuto. Ma io conoscevo voi. E perché avrei dovuto salutarvi? E che ne so. Certo che ci siamo incontrati quasi tutti i giorni al vicolo Piliero. Tenga la coscienza netta. Eppure la mia è pulita. Voi vi siete venduta l'anima. È quello che adesso vi conviene dire. Voi dite che vi fermavate al vicolo Piliero, io sto invece al vicolo, come facevate a vedermi? E io che ne so, io lasciavo la carrozzella all'angolo della strada e me ne veniva in mezzo alla dogana. Quale dogana? Le dogane sono tre, quella del baccalà, quella dello zucchero e quella delle carrette. Io vi vedevo alla dogana del baccalà. Lo vedi come sei scellerato? Io stavo all'ultima dogana, quella dello zucchero. Sei falso, 100 volte favez. E certo, al vostro posto negherei pure io. Pigliatelo con quello lì che mi ha costretto a testimoniare. Questa è la famosa testimonianza di Barbella. Io vi domando, perché il Salvi avrebbe salutato il Barbella? I due uscivano sconvolti dalla casa della Cutinelli. Il Salvi vede il Barbella e gli sembra una fisionomia nota, ma non ha il tempo materiale per riconoscerlo. Che fare allora? Di non conoscerlo o salutarlo e far passare inosservato l'incontro? Il Salvi saluta. Cosa che incuriosisce il Barbella, che non era mai stato salutato dal Salvi, e l'incontro gli rimane impresso nella memoria. Tanto impresso nella memoria che se ne ricorda solo dopo 11 mesi. 11 mesi, signori, quasi un anno. E guarda caso proprio mentre sta parlando con Abate Maggio. E non basta. Il Barbella di notte vede l'altro che non conosce e a distanza di 11 mesi si ricorda del vestito, della barba e del colletto tondo. E ricordate la descrizione del sortino fatta dal Barbella? Un signore ben vestito, un nobile. E il sortino sarebbe stato reduce dalle 47 coltellate date al Cuocolo e dalle 13 inflitte alla Cutinelli. Nella casa della Cutinelli fu trovata però dell'acqua insanguinata e se ne dedusse che gli assassini si erano lavate le mani. E i vestiti? Il sortino era vestito di nero e al buio le macchie non si vedono. C'era abbastanza luce per vedere il colletto tondo, ma non per vedere le macchie di sangue. Ma la gente si guarda in faccia, non nel vestito. A che porta tutto questo minuzioso indugiare su circostanze ormai certe? A dimostrare che la versione di Abate Maggio spesso è lacunosa, quasi sempre inverosimile. Quante volte gli imputati lo hanno messo con le spalle al muro? Quello che sostiene Abate Maggio è pittoresco, suggestivo, ma non è logico. Prendiamo ad esempio il suo confronto con Nicola Morra, l'uomo che, secondo il capitano Fabbroni, era il capo dei sicari. A che ora, secondo te, io mi trovavo a Torre del Greco? Alle 6 del pomeriggio. E alle 6 che cos'è? Giorno. Benissimo. Ora dico io, è possibile che mi trovavo alle 6 del pomeriggio a Torre del Greco e mi fermavo ad aspettare per mezz'ora in mezzo alla piazza? Un uomo privo di un occhio si metteva in mezzo a Torre del Greco per farsi vedere da chiunque e rischiare l'ergastolo. A Torre del Greco ci stanno tanti forestieri. Eh già, Nicola Morra stava in villeggiatura. Abate Maggio, tu non sai quello che dici, sei un pazzo. Questo lo diranno i giurati. Eccellenza, se fossi stato un fesso non sarei stato scelto per organizzare la strage dei Cuocolo. Se fossi un furbo, a maggior ragione non avrei fatto il favore di uccidere un uomo per prendermi l'ergastolo. O perlomeno non mi sarei messo in evidenza. E poi, secondo te, perché il Cuocolo si sarebbe fatto attrarre a Cupa Calastro? Non si doveva commettere il colpo a Cupa Calastro, ma a Torre Annunziata. E poi non si trattava di un furto, ma del progetto di un furto. Si doveva andare a Cupa Calastro per poi proseguire per Torre Annunziata. Ma se la Cupa Calastro non conduce a Torre Annunziata? Gli avete fatto credere che vi conducesse. Questo è buono.
ma se il cuoco l'aveva abitata a Torre del Greco. Risulta dagli atti che i Cuocolo avevano l'abitudine di villeggiare nel Greco, dove avevano affittato una casa. Poi da Torre del Greco tornammo a Napoli in carrozzello. E dove l'hai saputo queste belle storie? Me le avete dette voi alla riunione per il bottino, pavoneggiandovi in tutti i particolari. Ora voglio ammettere per vostra comodità di avervi conosciuto prima, mentre ancora oggi sostengo di avervi visto per la prima volta nella stanza del giudice istruttore. È possibile che incontrandovi per la terza volta, come voi dite, io vi venivo a raccontare quel popò di ben di Dio inerente al duplice omicidio? Che se so fossarie, caro Morra. Ma signori giurati, com'è possibile ammoccarsi certe cose? Ammesso che siamo noi peggiori assassini del mondo, andavamo a raccontare tutti i particolari a chi non aveva voluto partecipare. Che aveva mostrato un contegno sospetto e che era una specie di tirapiedi di Enrico Alfà. Ma certe cose, cari signori, non si raccontano nemmeno a un fratello. Allora dove sta la furberia dei delinquenti? Dove sta la forza occulta della camorra? Io ero a conoscenza di tutti i particolari perché mi ero trovato immischiato in tutte le operazioni preparatorie. Perché godevo la completa fiducia di Enrico Alfano, che si era servito di me per mandare a chiamare il De Matteo, perché sapevo che il delitto si faceva per ordine del Rapi, mentre apparentemente era un delitto di vendetta della camorra. Voi quindi non dovevate avere nessuna diffidenza verso di me, e nel raccontare non c'era nulla di anormale. Abate Maggio ha ragione. Era un camorrista, lo ha confessato, e quindi era tenuto al silenzio. Perché dovevano diffidare di lui? Secondo il suo racconto, Abate Maggio si era sottratto con un trucco all'incarico di riferire ad Alfano a Torre del Greco. Per due volte aveva rifiutato. Non era per questo sospetto? Uno che si ritira dalla congiura non è disposto a tradire. Ma dal confronto tra Morra e Abate Maggio è apparsa un'altra circostanza estremamente sospetta. Voi dite che un vetturino ci ha trasportati da Torre del Greco a Napoli. E di dov'era questo vetturino? Certo doveva essere di Torre del Greco, non di Napoli, perché fino a prova contraria nei comuni vesuviani non ci sono vetturini napoletani. Ora questo vetturino, quando seppe del terribile delitto di Cupa Calastro, a pochi passi dal posto dove io avrei fissato la carrozzella, come mai che non rivelò tutto? Come mai che non rivelò che la sera stessa del delitto aveva trasportato a Napoli un uomo privo di un occhio e 3 individui sospetti? Poteva essere la prova tangibile del delitto e il vetturino non ha parlato. La verità, grandissimo fedente, è che quel vetturino non esisteva. Non poteva esistere. Esisteva soltanto nella tua fantasia. Il vetturino era un complice. Perché Abate Maggio non ne conosceva il nome? Perché non ha partecipato alla spartizione del bottino? La verità è che il ritorno dei 4 da Torre del Greco a Napoli è una falla enorme nel racconto di Abate Maggio. Tra l'altro un punto mi lascia molto perplesso. La storia dei soldi dati dal Rapi e la strana divisione fatta dall'Alfano. Io ti avrei dato metà del denaro del Rapi. Che ragione avevo? È la stessa domanda che mi fece il Morre e io rispondo come sempre ho risposto. Avete voluto comprare il mio silenzio avendo avuto l'imprudenza di dirmi troppe cose. Eccellenza, però faccio notare che io non ho avuto molto più degli altri. Gli altri, oltre ai soldi ricevuti in prestito al Rapi, ebbero anche una parte del bottino ricavato dal delitto. Io trovai un pretesto per non andare a Torre del Greco. Io non avevo l'abitudine ai delitti di sangue. Ci pensai su 1000 e 1000 volte. Pensai che se mettevano a morte 2 individui, quel delitto commesso da più persone si poteva scoprire. E allora era la fine di tutta la vita mia. Il pretesto mi fu passato per buono, almeno così mi parve. E andai alla riunione perché sottrarmi al contatto con l'Alfano e gli altri mi avrebbe attirato addosso i sospetti di tutta la camorra. E perciò accettai quel denaro. Se avessi esposto il mio pensiero, sapevo dove sarei andato a finire, in compagnia di Gennaro Cuocolo. Quando vi è sopravvenuto il pentimento? Nella notte tra il 4 e il 5 giugno, soltanto allora. Dopo aver promesso a Enrico Alfano che io sarei andato a Torre del Greco con lui,
Decisi di non farne più nulla. E allora perché non impediste la consuma del duplice assassinio? E in che modo avrei potuto impedirlo? Andando forse in questura perché la cosa si sapesse e fossi punito di morte anch'io come un infame. Bastava mettere il cuocolo sull'avviso. Eccellenzi, non ho mai scritto lettere anonime e non ho mai fatto denuncia. All'anima la palla. È ridicolo che avrei chiamato Abate Maggio a far parte della congiura. A far che? Semplicemente per stare sotto la trattoria e aspettare la venuta del Di Gennaro. È tutta un'invenzione di Abate Maggio per rovinare il Di Gennaro. La verità è che io l'invitai perché, siccome avevo fatto un buon affare comprando i cavallini del conte Massimo con la sua mediazione, volevo ricompensarlo invitandolo a pranzo. Era un giorno di festa e io per abitudine sono generoso. Per la stessa ragione ho invitato alla mia tavola il cocchiere Iacovitti, che è venuto a stare a mio servizio solo il giorno prima. Momento. Tu dici che mi invitaste e che mi desti prendere il tram. Ma se poi anche tu hai preso il tram insieme con tuo fratello, e se sulla carrozza hanno viaggiato solo Libello e Rapi, perché avresti dovuto darmi quei soldi? Bastava che tu staccassi il biglietto anche per me e che i soldi li dessi al fattorino del tram. Per una ragione molto semplice. Primo, perché quando ti invitai non sapevo ancora se sarei andato in tram. Secondo, perché in ogni caso, dato che Napoli è l'unica città d'Italia dove ci stanno le classi anche in tram, tu saresti andato in seconda e non in prima. E come avresti viaggiato in prima classe, tu che eri uno straccione? Ti sei ripulito adesso perché ti hanno pagato per far la spia, ma allora giravi tutto stracciato e portavi le scarpe legate con il filo di ferro. E se ero uno straccione, perché avrei rifiutato di venire a fare una gita con i gran signori come te e Rapi? E invece ho preferito restarmene a Napoli, perché? Rispondi, Enrico, perché? Tu mi hai mandato a chiamare due volte e io non sono voluto. Secondo te io perché non ho voluto venire? Perché eravamo gente superiore a te. Hai preferito spendere quei 4 soldi con la tua fidanzata. E io rinunciavo al pranzo perché eravate gran signori? No, non la sai la risposta. E allora te la dico io. Perché siete assassini e non volevo mischiarmi con voi. Non volevi mischiarti con noi? E ti sei preso metà della ricompensa. Hai voluto comprare il mio silenzio. Già, perché ero così fessa da dare la metà della somma da Don Rapi a una che non aveva fatto niente. Ma se è vero che io sono il terribile uomo che Abate Maggio descrive, il capo della camorra, l'uomo temuto e rispettato, sa già trovate con tanta facilità 6 uomini pronti a uccidere e rischiare l'ergastolo solo per obbedire a un mio cenno, mi sarei ridotto a comprare il silenzio di un possibile traditore. Ma se è vero quello che dice costui, bastava che io facessi e te facevo dare pugnalate. Ha già fatto uccidere 2 persone solo per fare un favore a un amico. E non te faceva uccidere a te per salvare la mia vita e quella di tanti altri amici. Con tutta la camorra napoletana a mia disposizione mi si era ridotto a dato 4 soldi per comprare il tuo silenzio. Certo è che invece di pugnalate mi deste le lire, se no non sarei qui. Il perché? Domandatelo a voi stesso, non a me. Se vi siete pentito di non avermi fatto dare le pugnalate, che volete che vi faccia? Pentitevi pure. Un'altra discutibile affermazione di Abate Maggio è quella che riguarda l'ora del delitto. Doveva essere un'ora obbligata per legare il pranzo di Enrico Alfano e Giovanni Rapi a Torre del Greco con il delitto di Cupacalastro. Noi sappiamo con certezza, per le deposizioni di numerosi testimoni, che i convitati si alzarono da tavola alle 8:15. Dunque, per dare il tempo a Mariano Di Gennaro di comunicarlo ad Alfano, il delitto doveva essere avvenuto non più tardi delle 8 di sera. A quell'ora il sole era appena tramontato, la luce abbondante. Strana ora per uccidere un uomo con 47 coltellate a pochi metri dall'abitato. Ma quello che dice Abate Maggio è sacrosanto e chi ne dubita o è un camorrista o è un amico della camorra. Eppure cosa disse il delegato di polizia Ventimiglia? A che ora fu scoperto il cadavere? Verso le ore 6:15 del mattino del 6 giugno. Vide molto sangue? Dal cadavere usciva ancora sangue. Il sangue colato per terra era però coagulato. Ecco, alle 6:15, ossia esattamente 10 ore dopo l'ora indicata per il delitto, il sangue non era ancora completamente coagulato. E lo conferma nel suo verbale anche il De Filippis, pretore di Torre del Greco.
Il dottor Mazza di Torre del Greco, chiamato dal pretore, esaminò il cadavere e disse che doveva essere morto 4 o 5 ore prima. Il che portava a stabilire che il cuocolo era stato ucciso verso le 3 di notte. Le perizie portate in tribunale stabiliscono invece che il cuocolo morì verso le 8 di sera. Perché? Perché Abate Maggio aveva raccontato la sua versione e non poteva essere smentito. Com'è possibile che il sangue di un uomo ucciso alle 8 di sera è ritrovato verso le 7 di mattina, e mi riferisco al verbale del pretore De Filippis, non sia completamente coagulato, anzi continui a fuoriuscire dalla ferita? Forse sarebbe stato possibile se il cadavere fosse stato conservato in un ambiente caldo. Ma ricordiamoci che il cadavere del cuocolo era rimasto esposto all'aria aperta durante la notte, e le notti di giugno sono abbastanza fresche. 3 di noi sono medici. Che ne dice lei, dottor Rainaldi? Anch'io ho riflettuto al fatto del sangue. La mia opinione è che se Cuocolo fosse stato ucciso alle 8 di sera, il sangue alle 7 di mattina avrebbe dovuto essere completamente coagulato. Grazie, dottor Rainaldi. Lei, dottor Rossini? Professor Donatelli, io non ho molta esperienza di morti violente. Non ho l'autorità per contrappormi al parere dei periti, che sono medici legali ed esperti. Il verbale del De Filippis non fa testo, perché il De Filippis non è medico. Quanto al parere del dottor Mazza, si tratta solo di un'ipotesi formulata sul momento. Sono dello stesso parere. Se le perizie dicono che Cuocolo può essere stato ucciso alle 8 di sera, cosa vuole che dica io, senza aver visto nulla e a distanza di 5 anni dal delitto? Dottor Rainaldi, le sembra possibile che un uomo colpito da una grandinata di pugnalate abbia il tempo e la possibilità di estrarre il temperino? Ma cosa si sta riempiendo la testa questo signore con le sue argomentazioni? Lei è un giurato o un dilettante? Facciamola finita. Sono le 12:30. Propongo di fare una pausa per la colazione. Parlavo adesso con Riccioni e Lucchesi. Siamo con lei, professore. Basterebbe un altro. Con 5 voti contrari forse rifarebbero il processo. Lei ha ancora dei buoni argomenti? Professor Donatelli, permette una parola. Sono 200 anni che la Camorra tiene Napoli sotto il tallone, e per sconfiggerla non bastano le leggi del Dimè. Occorrono provvedimenti eccezionali in situazioni eccezionali. Professore, questi non sono uomini, sono bestie, e con le bestie si adopera il bastone. E il prestigio delle istituzioni? Che valgono gli uomini, i singoli, innanzi alle istituzioni che sono il presidio della patria? Chi è lei per mettersi contro la magistratura, le forze armate, i 15 poteri? Io seguo la mia coscienza. Ma allora lei è un pazzo, un ribelle. E poi, professore, se lo lasci dire, lei è una persona per bene, un uomo di cultura, lei appartiene al nostro mondo. Ma perché scalmanarsi tanto per difendere dei delinquenti? Chi vende gassose, chi è cocchiere, chi è barbiere, chi è facchino, il migliore di tutti è un usuraio. Ma ha sentito che certificati penali, furti, usure, violenze? Ma lasciamoli affondare come meritano. Io endo. Mi ispirano altrettanta ripugnanza come a lei.
e a lei, maggiore. Ma sono innocenti di questo delitto. Ed è per questo delitto che a noi tocca giudicare. Lo vede? È inutile, non vuole ragionare. Professore, voglio proporle un compromesso. Votiamo colpevole e concediamo le circostanze attenuanti. Così loro non avranno l'ergastolo e lei si sentirà in pace con la sua coscienza. Lei non può propormi questi mercati sulla vita altrui. Come ha detto Abate Maggio, il Salvi e il Sortino rubarono, oltre al denaro e ai titoli, anche i gioielli della Cutinelli. Il giorno dopo, De Matteo e Di Gennaro si recarono dall'orefice di Maio e vendettero la refurtiva. A questa vendita, per stranissimo caso, assistono due cocchieri di Abate Maggio, il Ruller e l'Abruzzini. L'internazionale dei cocchieri napoletani è sempre presente quando accade qualcosa di losco. Dunque riflettete un momento a questa barzelletta che c'è stata rifilata da Abate Maggio. I gioielli provengono da un duplice assassinio. Prudenza vorrebbe che si smontassero, si nascondessero, insomma che le acque fossero calme prima di cercare di smerciarli. Ma che, il giorno dopo, dritti filati, De Matteo e Di Gennaro vanno a venderli. E dove avviene la vendita? Nel buio di un nascondiglio, nella notte più segreta? No. In pieno giorno, in un negozio del centro, alla presenza di due cocchieri impegnati nell'acquisto di un orologio d'argento. Due cocchieri, naturalmente, amici intimi di Abate Maggio. Ecco, dico io, la prova sovrana. Basta arrestare Di Maio, costringerlo a confessare dove sono i gioielli e nessuno più oserà dubitare della colpevolezza degli imputati. E non è stato fatto? Naturalmente sì. Non mi impressionò il fatto che il Ruller capococchiere fosse stato il principale di Abate Maggio? Non vi sembrò strano che quando Abate Maggio fu chiamato ad indicare testimoni e a portare prove a sostegno alle sue asserzioni ricorresse proprio ad un cocchiere? Non mi impressionai affatto. Fu proprio questo che mi convinse. Ruller aveva chiamato Abate Maggio e gli aveva detto: tu ti accompagni a questa cattiva gente, allontanati da loro, altrimenti finirai male. Io stesso mi sono trovato dall'orefice di Maio ed ho veduto il tuo amico Di Gennaro entrare in quella bottega a vendere una spilla a farfalla e altri gioielli. Evidentemente doveva trattarsi di oggetti provenienti da una refurtiva. I tuoi amici non sanno rinunciare a rubare, ti trascineranno con loro nel fango. Abate Maggio comprese, con quel meraviglioso intuito che lo distingue, che doveva trattarsi di gioielli provenienti dal furto del cuovolo, e indicò il Ruller. Non è sempre strano che il giorno appresso all'omicidio gli assassini a vendere gli oggetti rubati in un negozio aperto al pubblico? Non ci feci caso. D'altra parte non vedo perché dovrei meravigliarmene. I delinquenti sono abituati a audace ben maggiori. Che persona è il Di Maio? Un famoso ricettatore abituale. Allora perché non sta qui con noi? Perché è stato assolto. E perché è stato assolto? Perché non fu provata la sua malafede. Come? Voi additate come veritieri dei testimoni a carico di un ricettatore abituale che è stato poi assolto dalla sezione di accusa? Dunque l'orefice è stato assolto. Quindi De Matteo e Di Gennaro non avevano venduto i gioielli. Il Ruller e l'Abruzzini avevano mentito. E Abate Maggio ha riferito una circostanza certamente falsa. E con tutto ciò, Abate Maggio ha potuto riferire questa circostanza falsa. Il maresciallo Capezzuti appoggia questa circostanza falsa. Il capitano Fabroni ha creduto a questa circostanza falsa. Ecco come svanisce la prova sovrana. I gioielli della Cutinelli non saranno mai più ritrovati. Rimane l'ultima prova. L'anello che il Sortino avrebbe tolto al Cuocolo. Questo anello sarebbe finito in mano al Salvi, che invece di sbarazzarsi di questa prova, preferisce nasconderlo nel suo materasso, come si viene a sapere dell'anello. Avvengono fatti molto strani. Di Gennaro e Salvi, arrestati sotto l'accusa di omicidio, vengono rinchiusi nella caserma dei carabinieri. Ma Abate Maggio viene sospettato di aver denunziato Di Gennaro. E il fratello di Di Gennaro, insieme ad un amico, aggrediscono verbalmente Abate Maggio, lo minacciano. Se non farà liberare Di Gennaro, saranno guai. Abate Maggio corre a piagnucolare dal maresciallo Capezzuti. Diteci della momentanea liberazione del Di Gennaro. Lo liberai d'accordo con il capitano per tranquillizzare Abate Maggio, il quale temeva per la sua vita, perché i fratelli Di Gennaro, presente il carabiniere De Silvestri, si erano gettati armati di pugnale ai piedi di un'immagine in piazza Monte Oliveto ed avevano giurato che avrebbero sgozzato Maggio se il Di Gennaro non fosse stato rilasciato.
Allora il capitano Fabbroni, temendo che il denunziante Abate Maggio potesse sfuggirci a causa del panico, mi permise di rilasciarlo, di ubriacare la famiglia di chiacchiere, salvo poi a rimetterlo dentro. D'altra parte il di Gennaro era in semplice stato di fermo. Parlateci ora dell'anello. Il giorno 7 mandai a chiamare il di Gennaro, il quale mi rivelò che il Salvi aveva confidato al di Gennaro che l'anello si trovava nel suo materasso, perché il De Marinis se ne era liberato già dal 25 gennaio. La mattina successiva mi recai a fare la perquisizione nella poverissima casa del Salvi. Perché il maresciallo Capezzuti non chiese come per legge l'assistenza del giudice istruttore? La cosa mi parve così importante che non volli frapporgli tempo in mezzo. Mi recai con i carabinieri Silvestri, Ugga e Petrella e assistevo una guardia di finanza che si trovava lì di passaggio. Mentre il carabiniere Ugga stava disfacendo il terzo materasso, trovò l'anello. Dunque, per quanto accusato di omicidio, però viene liberato. Ricordiamoci che sospettava Abate Maggio di averlo denunziato. Eppure gli riferisce tranquillamente il segreto dell'anello che il Salvi gli aveva confidato. Dunque tu non sentisti niente nella camera di sicurezza di Capodichino? Ma se là non si poteva nemmeno comunicare. Queste sono insomma fantasie. Signori giurati, quando uscì dal carcere, se avessi incontrato Abate Maggio, sapendo tutto quello che aveva tentato di farmi, io non dico che l'avrei provocato o invitato a un chiarimento, ma l'avessi ingasata con la capra in da fontana di piazza della Borsa. Invece, secondo lui, io l'avrei fermato per confidargli l'affare dell'anello. Ma se Salvi avesse avuto la possibilità di confidarmi il fatto dell'anello, se io e Salvi veramente fossimo stati gli assassini della Cutinelli, non mi sarei precipitato a casa del Salvi per farmi consegnare l'anello. E poi lo avrei fatto sparire. L'avrei distrutto, l'avrei buttato a mare. Abate Ma, che rispondi? Io non rispondo alle fantasie, rispondo ai fatti. Io non rispondo alle fantasie, io rispondo ai fatti. E lo credo. Come avrebbe potuto rispondere in modo plausibile alle contestazioni del di Gennaro? Il di Gennaro dice... Ma là in caserma non potevamo comunicare, ed è giusto, perché gli accusati di uno stesso omicidio non vengono mai messi nella stessa cella, appunto per evitare che possano comunicare e combinare le loro versioni. Eppure, di Gennaro e Salvi dovettero per forza comunicare. E come? E ora vediamo cosa avvenne nella caserma di Capodichino, dove erano rinchiusi taluni degli imputati quali autori materiali dell'assassinio. Gli arrestati furono messi in tenere. Il di Gennaro fu messo in una camera per uscire dalla quale bisognava passare per quella occupata dal Salvi e guardata da due piantoni. Non si operò alcuna perquisizione nei domicili occupati dal Salvi e dal di Gennaro. Il Capezzuti chiese un rinforzo. La forza mancava e io non potei accontentarlo. Accadde perciò un inconveniente. Un piantone di cui non ricordo il nome... Durante il servizio di vigilanza si addormentò. Il maresciallo Capezzuti voleva punirlo, ma io, considerando che doveva essere stato molto stanco per le fatiche cui erano tutti soggetti, non volli prendere alcun provvedimento. Lei non conosce il nome di quel piantone? Lo chieda al Capezzuti quando verrà. Se quel piantone non avesse dormito al momento opportuno, il Salvi non avrebbe potuto parlare al di Gennaro. Il di Gennaro non avrebbe confidato la faccenda dell'anello ad Abate Maggio e l'anello non sarebbe mai stato scoperto. No, l'anello sarebbe stato scoperto certamente, perché la perquisizione sarebbe stata fatta. Ma fino a quel momento il capitano Fabbroni non aveva ordinato la perquisizione nel domicilio del Salvi. Io penso che in fondo il capitano Fabbroni abbia fatto bene a non punire quel piantone. Mai sonno fu così propizio alle indagini. A volte molto si ottiene dormendo, più che stando svegli. Dunque niente. Perché ciò ci porterebbe a insinuare che la prova è stata fabbricata dal capitano Fabbroni. E poiché questo è assurdo, ripeto assurdo, è inutile continuare a cavillare sulla storia dell'anello. Da quando qua la parola di un ufficiale vale meno di quella di una banda di ladri, di criminali, di assassini, insomma di camorristi? Certo, nessuno mette in dubbio che il capitano Fabbroni sia un gentiluomo, sensibile tutore della legge. La sua buona fede non è mai stata messa in discussione.
ma forse ci troviamo davanti al caso non insolito di un uomo che si sente investito di una missione, si sente eletto a cose grandi e invece di limitarsi a svolgere il suo compito di ufficiale di polizia giudiziaria, si crede in diritto di mettere una città sotto accusa. Certo, dopo aver fatto della deposizione di Abate Maggio il pilastro della sua denuncia, Fabroni non poteva smentire Abate Maggio, nemmeno dove la sua deposizione faceva acqua. Abate Maggio, le vostre generalità. Carogna e spia. Il professor Donatelli ha speso molte belle parole, ma io vi dico in guardia. Se questi uomini fossero assolti, il nostro paese perderebbe una fatale occasione di avviarsi sulla via del progresso e della civiltà. Noi sappiamo che questi uomini avevano avvolto tutta la città di Napoli in un intreccio criminale che era arrivato molto in alto, all'anticamera del questore. Hanno diffamato l'intera nazione dinanzi a tutto il mondo. Se questi uomini tornassero in libertà, se l'opera della giustizia andasse irrisa e oltraggiata, di nuovo tutta la delinquenza tornerebbe ad alzare la testa sicura dell'impunità assoluta. Io sono il primo ad ammettere che Abate Maggio è una canaglia e che non tutto è chiaro in questo processo. Ma questi uomini volontariamente si sono messi contro la società e ora non hanno il diritto di chiedere alla società protezione e comprensione. Le leggi sono fatte per proteggere gli uomini onesti contro gli iniqui, non per favorire i malviventi. Perché oggi costoro chiedono la protezione di quella legge che per primi hanno calpestato e violato? Grazie all'operato del capitano Fabroni, questi uomini sono chiusi tra le sbarre. Non aprite queste sbarre, o tutto sarà perduto. Qui si fa una gran confusione fra concetti morali e concetti giuridici. Non tocca a noi risolvere il problema della camorra a Napoli. Noi dobbiamo solo rispondere ai quesiti della Corte. Rispondere se questi uomini sono innocenti o colpevoli. La verità è che ci troviamo davanti a un classico caso di convinzione a prioristica della colpevolezza di un individuo. Il Cuocolo era morto da un solo giorno e già la stampa aveva trovato il colpevole. Abbiamo visto i giornali dell'epoca, titoli di scatola. Enrico Alfano è colpevole. Ancora non erano iniziate le indagini e già l'opinione pubblica sapeva tutta la verità. Perché? Io sono certo che tutto dipende da un'unica e sorprendente coincidenza. Il fatto che Gennaro Cuocolo fu ucciso a 800 metri dal luogo dove Alfano, detto Enricone, stava allegramente pranzando. Nessuno aveva dubbi. Se Enricone era presente, lui, il camorrista, il guappo, doveva essere il colpevole. Nulla si sapeva, nulla era stato provato, ma il linciaggio morale era già cominciato ed Enrico e Ciro Alfano furono arrestati. E questo avveniva l'8 giugno, due giorni dopo la morte di Cuocolo. Poi cominciarono le indagini, ma quando i presunti colpevoli erano già stati identificati, in base alla supposizione che si trattasse di un delitto di camorra e che Alfano, capo effettivo della camorra, doveva essere il colpevole. I magistrati esaminarono la posizione dell'Alfano, nulla trovarono a suo carico se non il fatto di aver pranzato a 800 metri dal luogo del delitto, e naturalmente Alfano fu assolto in istruttoria e rimesso in libertà. Cosa disse la stampa? Che la questura e la magistratura erano d'accordo con la camorra. La sentenza istruttoria fu irrisa, i poliziotti e i magistrati assaliti e vilipesi. Ecco dove sono i tentativi di sovvertimento, le enormità giuridiche. Signori, ho finito. Io ho esposto con onestà e con lealtà tutti i dubbi che sono sorti nella mia coscienza durante questo lunghissimo processo. Io sono certo che gli imputati sono innocenti. Perché Abate Maggio abbia parlato resta per me un mistero. Forse un giorno lo sapremo, forse porterà il suo segreto nella tomba. Ma anche se gli indizi che gli ha portato hanno suscitato in voi la sicurezza della loro colpevolezza, dovete considerare il fatto che nessuna delle accuse è stata provata. Nel dubbio io sono disposto ad assolvere piuttosto che a condannare. E vi prego di astenervi dalla tentazione di sentirvi come investiti della missione di una città. Non tocca a noi questo, come non era il compito del capitano Fabroni. Non è con la polizia
non è con i tribunali, non è con le leggi del codice penale che si risolvono problemi grandi e angosciosi come il risanamento del Mezzogiorno e la bonifica di Napoli. Occorre invece il progresso economico e sociale. Occorrono le leggi civili. Occorre cambiare il substrato di miseria e di oppressione che ha creato ignoranza e inciviltà. Occorrono le scuole. Il crimine nasce dalla miseria. La miseria nasce anche dall'ingiustizia e dall'ignoranza. Il problema del Mezzogiorno non sarà risolto da misure di polizia. Passiamo alle votazioni. Signori, io vi chiedo solo che era inutile questa bella e santa opera di giustizia condotta con inflessibile volontà di un uomo cui io mi inchino, il capitano Fabbroni. Primo quesito. Corrado Soltino è colpevole di aver ucciso Gennaro Cuocolo e Maria Cutinelli? Signor capogiurato, leggete il vostro verdetto. Per il primo imputato, Corrado Soltino, colpevole di aver ucciso con... Giovanni Rapi, Enrico Alfano, Corrado Soltino, Giuseppe Salvi, Gennaro De Marinis, Mariano Di Gennaro, Antonio Cerrato, Nicola Morra. Trend reclusione a testa. Ferdinando De Matteo, 20 anni. Tutti gli altri, 5 anni a testa per associazione a delinquere. Gennaro Abatemaggio, 5 anni per associazione a delinquere. Ma il sipario non scese definitivamente sulla tragedia Cuocolo. Passarono molti anni, venne la guerra mondiale, la marcia su Roma. Nel 1927, Gennaro Abatemaggio, di sua spontanea volontà, ritrattò con una lettera all'avvocato Salomone, che si batteva per la revisione del processo. Illustrissimo avvocato Rocco Salomone, Roma. Per quanto tardivo, ma sempre in tempo, sento il dovere di fare la seguente dichiarazione affinché non si prolunghi uno stato di fatto che costituisce il più grave errore giudiziario del mondo. Dico che i condannati del processo Cuocolo sono innocenti. Così era tutto falso. Falsa la denuncia, un trucco all'affare dell'anello, falsi i testimoni, false le riunioni dei camorristi prima e dopo il delitto. Tutto dovuto alla fertile immaginazione di Gennaro Abatemaggio. E perché Abatemaggio aveva creato quel cumulo di false accuse e mandato all'ergastolo tanti innocenti? Solo per estorcere qualche sussidio ai carabinieri. Forte di questa lettera, l'avvocato Salomone iniziò le pratiche per ottenere la revisione del processo. Ma i tempi erano diversi. Mussolini non volle concedere la revisione. L'Italia fascista non poteva permettere che si parlasse di camorra, che si lavassero in pubblico i panni sporchi. Un provvedimento di grazia liberò i condannati dopo 20 anni di galera. Ma il provvedimento di grazia impedì che si rifacesse il processo. La verità sarebbe saltata fuori solo da un nuovo processo, e questo non si volle fare. A chi premeva la verità? Quei pochi sopravvissuti stroncati dalla pena si ritenevano paghi della libertà riconquistata. Aveva interesse solo al silenzio. I protagonisti erano quasi tutti morti. Anche il capitano Fabbroni era morto.
Abate Maggio invece morì molti anni dopo, nel gennaio del 1968, in un ospedale psichiatrico di Napoli. Nel frattempo aveva già ritrattato la sua ritrattazione. E così, in un'intervista di pochi anni fa, Abate Maggio ripete le sue accuse. A questo posto, 5 persone, versi il mare, litigarono per ragione di camorra. Gennaro Cuocolo era al centro di questo gruppo. I suoi 4 falsi amici avevano già deliberato di ucciderlo e dopo averlo assassinato con 47 colpi di pugnale, lo presero e lo adagiarono sul parapetto a fianco a questo... Giuseppe Salvi, intervistato come Abate Maggio poco prima della morte, a 86 anni ricordava ancora tutto. La testimonianza di Abate Maggio, che lo coinvolse inesorabilmente nell'omicidio di Maria Cutinelli, i tanti anni passati in carcere. Innocentemente. 30 anni, innocentemente. I rei se vanno a carcere, se vanno a libertà. All'innocente se vanno a carcere. I colpevoli erano in libertà, disse nel suo stretto dialetto. Ed ha voluto rivelarcene i nomi, che noi tacciamo, perché il processo Cuocolo è un capitolo chiuso, pur se ancora oggi pieno di drammatici interrogativi. Ma Abate Maggio ribadisce l'accusa contro di lui. Concorse all'uccisione di Maria Cutinelli era stato giù. Giuseppe Salvi nega. Sono innocente come mi ha fatto mia madre. Sono innocente come mi ha fatto mia madre. Tutti colpevoli. Tutti colpevoli, ripete Abate Maggio. È falso come Giuda. Sei falso, 100 volte falso. Lo giuro davanti a Dio che sono innocente. Abate Maggio tornò ancora una volta alla ribalta della cronaca quando, durante il processo Montesi, riuscì a farsi citare come testimone con la promessa di mirabolanti rivelazioni. Ma non fu difficile capire che Abate Maggio, per amore di pubblicità, mentiva sfrontatamente. Chi abbia veramente ucciso i coniugi Cuocolo, ancora oggi è difficile dirlo. Ci fu chi prospettò l'ipotesi che gli assassini fossero 2 rapinatori, ma fu impossibile provare la cosa in modo certo. L'affare Cuocolo rimane, dopo tanti anni, un caso insoluto. Gennaro Abate Maggio, figlio del Fuggiovanni, nato a Napoli 28 anni fa. Una condanna a 15 mesi di reclusione. Dichiarazione di omicidio, arrestato di furto d'ufficio, per portato altre condanne. Recentemente altre 2 condanne per furto di cui io stesso mi sono accusato. E adesso mi dite tutto quello che credete di portare al vostro distretto per l'accusa che vi si fa, la quale è sedazione. Io sono stato camorrista, eccellenza. Per debolezza e per ignoranza mi sono affiliato a questa fangosa setta. Fui camorrista per 4 anni. Poi ne uscii perché sentii il bisogno di redimermi. Sentii un vivissimo sentimento di onestà. E volli illuminare la giustizia.
Cuocolo aveva abitato a Torre del Greco. Risulta dagli atti che i Cuocolo avevano l'abitudine di villeggiare del Greco dove avevano affittato una casa. Poi da Torre del Greco tornammo a Napoli in carrozzello. E dove l'hai saputo queste belle storie? Me le avete dette voi alla riunione per il bottino, pavoneggiandovi in tutti i particolari. Ora voglio ammettere per vostra comodità di avervi conosciuto prima, mentre ancora oggi sostengo di avervi visto per la prima volta nella stanza del giudice istruttore. È possibile che incontrandovi per la terza volta, come voi dite, io vi venivo a raccontare quel popò di ben di Dio inerente al duplice omicidio? Che sto soffossaria, caro Morra. Ma signori giurati, com'è possibile ammoccarsi certe cose? Ammesso che siamo noi i peggiori assassini del mondo, andavamo a raccontare tutti i particolari a chi non aveva voluto partecipare, che aveva mostrato un contegno sospetto e che era una specie di tirapiedi di Enrico Alfano. Ma certe cose, cari signori, non si raccontano nemmeno a un fratello. Ma allora dove sta la furberia dei delinquenti? Dove sta la forza occulta della camorra? Io ero a conoscenza di tutti i particolari perché mi ero trovato immischiato in tutte le operazioni preparatorie. Perché godevo la completa fiducia di Enrico Alfano, che si era servito di me per mandare a chiamare il De Matteo. Perché sapevo che il delitto si faceva per ordine del Rapi, mentre apparentemente era un delitto di vendetta della camorra. Voi quindi non dovevate avere nessuna diffidenza verso di me. E nel raccontare non c'era nulla di anormale. Abate Maggio ha ragione. Era un camorrista, lo ha confessato, e quindi era tenuto al silenzio. Perché dovevano diffidare di lui? Secondo il suo racconto, Abate Maggio si era sottratto con un trucco all'incarico di riferire ad Alfano a Torre del Greco. Per due volte aveva rifiutato. Non era per questo sospetto? Uno che si ritira dalla congiura non è disposto a tradire. Ma dal confronto tra Morra e Abate Maggio è apparsa un'altra circostanza estremamente sospetta. Voi dite che un vetturino ci ha trasportati da Torre del Greco a Napoli. E di dove era questo vetturino? Certo doveva essere di Torre del Greco, non di Napoli, perché fino a prova contraria nei comuni vesuviani non ci sono vetturini napoletani. Ora questo vetturino, quando seppe del terribile delitto di Cupa Calastro, a pochi passi dal posto dove io avrei fissato la carrozzella, come mai che non rivelò tutto? Come mai che non rivelò che la sera stessa del delitto aveva trasportato a Napoli un uomo privo di un occhio e tre individui sospetti? Poteva essere la prova tangibile del delitto e il vetturino non ha parlato. La verità, grandissimo fedente, è che quel vetturino non esisteva. Non poteva esistere. Esisteva soltanto nella tua fantasia. Parlavo adesso con Riccioni e Lucchesi. Siamo con lei, professore. Basterebbe un altro. Con 5 voti contrari forse rifarebbero il processo. Lei ha ancora dei buoni argomenti? Professor Donatelli, permette una parola. Sono 200 anni che la Camorra tiene Napoli sotto il tallone e per sconfiggerla non bastano le leggi del Dime. Occorrono provvedimenti eccezionali in situazioni eccezionali.
Professore, questi non sono uomini, sono bestie. Con le bestie si adopera il bastone. E il prestigio delle istituzioni? Che valgono gli uomini, i singoli, innanzi alle istituzioni che sono il presidio della patria? Chi è lei per mettersi contro la magistratura, le forze armate, i 15 poteri? Io seguo la mia coscienza. Ma allora lei è un pazzo, un ribelle. E poi, professore, se lo lasci dire, lei è una persona per bene, un uomo di cultura, lei appartiene al nostro mondo. Ma perché scalmanarsi tanto per difendere dei delinquenti? Chi vende gassose, chi è cocchiere, chi è barbiere, chi è facchino, il migliore di tutti è un usuraio. Ma ha sentito che certificati penali, furti, usure, violenze... Ma lasciamoli affondare come meritano. Io endo. Mi ispirano altrettanta ripugnanza come a lei. E a lei, maggiore. Ma sono innocenti di questo delitto. Ed è per questo delitto. Il Barbella, come cocchiere, si recava talvolta per accompagnare il suo padrone al vicolo Pigliero. In quel vicolo prestava servizio il Salvi come facchino alla dogana. Lo aveva cioè semplicemente visto di sfuggita. Come, io scendevo da una casa dove avevo fatto un assassino e per meglio farmi notare mi toglievo il berretto e vi salutavo. Eppure mi salutaste. Ma io non vi ho mai conosciuto. Ma io conoscevo voi. E perché avrei dovuto salutarvi? E che ne so. Certo che ci siamo incontrati quasi tutti i giorni al vicolo Piliero. Tenga la coscienza netta. Eppure a me è pulita. Voi vi siete venduta l'anima. È quello che adesso vi conviene dire. Voi dite che vi fermavate al vicolo Piliero. Io sto invece al vicolo. Come facevate a vedermi? E io che ne so, io lasciavo la carrozzella all'angolo della strada e me ne veniva in mezzo alla dogana. Quale dogana? Le dogane sono tre. Quella del baccalà, quella dello zucchero e quella delle carrette. Io vi vedevo alla dogana del baccalà. Lo vedi come sei scellerato. Io stavo all'ultima dogana, quella dello zucchero. Sei falso, 100 volte falso. E certo, al vostro posto negherei pure io. Pigliatelo con quello lì che mi ha costretto a testimoniare. Questa è la famosa testimonianza di Barbella. Io vi domando, perché il Salvi avrebbe salutato il Barbella? I due uscivano sconvolti dalla casa della Cutinelli. Il Salvi vede il Barbella e gli sembra una fisionomia nota, ma non ha il tempo materiale per riconoscerlo. Che fare allora? Di non conoscerlo o salutarlo e far passare inosservato l'incontro? Il Salvi saluta. Cosa che incuriosisce il Barbella, che non era mai stato salutato dal Salvi, e l'incontro gli rimane impresso nella memoria. Tanto impresso nella memoria che se ne ricorda solo dopo 11 mesi. 11 mesi, signori, quasi un anno. E guarda caso proprio mentre sta parlando con Abate Maggio. E non basta. Il Barbella di notte vede l'altro che non conosce e a distanza di 11 mesi si ricorda del vestito, della barba e del colletto tondo. E ricordate la descrizione del sortino fatta dal Barbella? Un signore ben vestito, un nobile. E il sortino sarebbe stato reduce dalle 47 coltellate date al cuocolo e dalle 13 inflitte alla Cutinelli. Nella casa della Cutinelli fu trovata però dell'acqua insanguinata e se ne dedusse che gli assassini si erano lavati le mani. E i vestiti? Il sortino era vestito di nero e al buio le macchie non si vedono. C'era abbastanza luce per vedere il colletto tondo, ma non per vedere le macchie di sangue. Ma la gente si guarda in faccia, non nel vestito. A che porta tutto questo minuzioso indugiare su circostanze ormai certe? A dimostrare che la versione di Abate Maggio spesso è lacunosa, quasi sempre inverosimile. Quando avresti dovuto darmi quei soldi? Bastava che tu staccassi il biglietto anche per me e che i soldi li dessi al fattorino del tram. Per una ragione molto semplice. Primo, perché quando ti invitai non sapevo ancora se sarei andato in tram. Secondo, perché in ogni caso, dato che Napoli è l'unica città d'Italia dove ci stanno le classi anche in tram, tu saresti andato in seconda e non in prima. E come avresti viaggiato in prima classe, tu che eri uno straccione? Ti sei ripulito adesso perché ti hanno pagato per far la spia, ma allora giravi tutto stracciato e portavi le scarpe legate con il filo di ferro. E se ero uno straccione, perché avrei rifiutato di venire a fare una gita con i gran signori come te e Rapi? E invece ho preferito restarmene a Napoli, perché? Rispondi, Enrico, perché? Tu mi hai mandato a chiamare 2 volte e io non sono voluto. Secondo te io perché non ho voluto venire? Perché eravamo gente superiore a te.
Hai preferito spendere quei 4 soldi con la tua fidanzata? E io rinunciavo al pranzo perché eravate gran signori. No, non la sai la risposta. E allora te la dico io. Perché siete assassini e non volevo mischiarmi con voi. Non volevi mischiarti con noi? E ti sei preso metà della ricompensa. Hai voluto comprare il mio silenzio. Già, perché ero così fessa da dare la metà della somma da Rapi a una che non aveva fatto niente. Ma se è vero che io sono il terribile uomo che Abate Maggio descrive, il capo della camorra, l'uomo temuto e rispettato, s'ha già trovato con tanta facilità 6 uomini pronti a uccidere e rischiare l'ergastolo solo per obbedire a un mio cenno, mi sarei dotto a comprare il silenzio di un possibile traditore. Ma se è vero quello che dice costui, bastava che io facessi... E te facevo dare pugnalate. Ha già fatto uccidere 2 persone solo per fare un favore a un amico. E non te facevo uccidere a te, per salvare la mia vita e quella di tanti altri amici. Con tutta la camorra napoletana a mia disposizione mi si era ridotto a dato 4 soldi per comprare il tuo silenzio. Certo è che invece di pugnalate mi deste le lire, se no non sarei qui. Il perché? Domandatelo a voi stesso, non a me. Se vi siete pentito di non avermi fatto dare le pugnalate, che volete che vi faccia? Pentitevi pure. Un'altra discutibile affermazione di Abate Maggio è quella che riguarda l'ora del delitto. Doveva essere un'ora obbligata per legare il pranzo di Enrico Alfano e Giovanni Rapi a Torre del Greco con il delitto di Cupa Calastro. Noi sappiamo con certezza per le deposizioni di numerosi testimoni che i convitati si alzarono da tavola alle 8:15. Dunque, per dare il tempo a Mariano Di Gennaro di comunicarlo ad Alfano, il delitto doveva essere avvenuto non più tardi delle 8 di sera. A quell'ora il sole era appena tramontato, la luce abbondante. Strana ora per uccidere un uomo con 47 coltellate a pochi metri dall'abitato. Ma il linciaggio morale era già cominciato ed Enrico e Ciro Alfano furono arrestati. E questo avveniva l'8 giugno, 2 giorni dopo la morte di Cuocolo. Poi cominciarono le indagini, ma quando i presunti colpevoli erano già stati identificati, in base alla supposizione che si trattasse di un delitto di camorra e che Alfano, capo effettivo della camorra, doveva essere il colpevole. I magistrati esaminarono la posizione dell'Alfano, nulla trovarono a suo carico se non il fatto di aver pranzato a 800 metri dal luogo del delitto e naturalmente Alfano fu assolto in istruttoria e rimesso in libertà. Cosa disse la stampa? Che la questura e la magistratura erano d'accordo con la camorra. La sentenza istruttoria fu irrisa, i poliziotti e i magistrati assaliti e vilipesi. Ecco dove sono i tentativi di sovvertimento, le enormità giuridiche. Signori, ho finito. Io ho esposto con onestà e con lealtà tutti i dubbi che sono sorti nella mia coscienza durante questo lunghissimo processo. Io sono certo che gli imputati sono innocenti. Perché Abate Maggio abbia parlato resta per me un mistero. Forse un giorno lo sapremo, o forse porterà il suo segreto nella tomba. Ma anche se gli indizi che gli ha portato hanno suscitato in voi la sicurezza della loro colpevolezza, dovete considerare il fatto che nessuna delle accuse è stata provata. Nel dubbio io sono disposto ad assolvere piuttosto che a condannare. E vi prego di astenervi dalla tentazione di sentirvi come investiti della missione di una città. Non tocca a noi questo, come non era il compito del capitano Fabbroni. Non è con la polizia, non è con i tribunali, non è con le leggi del codice penale che si risolvono problemi grandi e angosciosi come il risanamento del Mezzogiorno e la bonifica di Napoli. Occorre invece il progresso economico e sociale. Occorrono le leggi civili. Occorre cambiare il substrato di miseria, di oppressione che ha creato ignoranza e inciviltà. Occorrono le scuole. Il crimine nasce dalla miseria. La miseria nasce anche dall'ingiustizia e dall'ignoranza. Il problema del Mezzogiorno non sarà risolto da misure di polizia. Passiamo alle votazioni. Signori, io vi chiedo solo che era inutile questa bella e santa opera di giustizia condotta con inflessibile volontà da un uomo cui io mi inchino, il capitano Fabbroni. Primo quesito.
Corrado Soltino è colpevole. Il capo effettivo della camorra doveva essere il colpevole. I magistrati esaminarono la posizione dell'Alfano. Nulla trovarono a suo carico se non il fatto di aver pranzato a 800 metri dal luogo del delitto. E naturalmente Alfano fu assolto in istruttoria e rimesso in libertà. Cosa disse la stampa? Che la questura e la magistratura erano d'accordo con la camorra. La sentenza istruttoria fu irrisa. I poliziotti e i magistrati assaliti e vilipesi. Ecco dove sono i tentativi di sovvertimento, le enormità giuridiche. Signori, ho finito. Io ho esposto con onestà e con lealtà tutti i dubbi che sono sorti nella mia coscienza durante questo lunghissimo processo. Io sono certo che gli imputati sono innocenti. Perché Abate Maggio abbia parlato resta per me un mistero. Forse un giorno lo sapremo, forse porterà il suo segreto nella tomba. Ma anche se gli indizi che gli ha portato hanno suscitato in voi la sicurezza della loro colpevolezza, dovete considerare il fatto che nessuna delle accuse è stata provata. Nel dubbio io sono disposto ad assolvere piuttosto che a condannare. E vi prego di astenervi dalla tentazione di sentirvi come investiti della missione di quella città. Non tocca a noi questo, come non era il compito del capitano Fabbroni. Non è con la polizia, non è con i tribunali, non è con le leggi del codice penale che si risolvono problemi grandi e angosciosi come il risanamento del Mezzogiorno e la bonifica di Napoli. Occorre invece il progresso economico e sociale. Occorrono le leggi civili. Occorre cambiare il substrato di miseria e di oppressione che ha creato ignoranza e inciviltà. Occorrono le scuole. Il crimine nasce dalla miseria. La miseria nasce anche dall'ingiustizia e dall'ignoranza. Il problema del Mezzogiorno non sarà risolto da misure di polizia. Passiamo alle votazioni. Signori, io vi chiedo solo che era inutile questa bella e santa opera di giustizia condotta con inflessibile volontà da un uomo a cui io mi inchino, il capitano Fabbroni. Primo quesito. Corrado Soltino è colpevole di aver ucciso Gennaro Cuocolo e Maria Cutinelli? Signor capogiurato, leggete il vostro verdetto. Per il primo imputato, Corrado Soltino. Nella memoria che se ne ricorda solo dopo 11 mesi. 11 mesi, signori, quasi un anno. E guarda caso proprio mentre sta parlando con Abate Maggio. E non basta. Il Barbella di notte vede l'altro che non conosce. E a distanza di 11 mesi si ricorda del vestito, della barba e del colletto tondo. E ricordate la descrizione del Soltino fatta dal Barbella? Un signore ben vestito, un nobile. E il Soltino sarebbe stato reduce dalle 47 coltellate date al Cuocolo e dalle 13 inflitte alla Cutinelli. Nella casa della Cutinelli fu trovata però dell'acqua insanguinata e se ne dedusse che gli assassini si erano lavate le mani. E i vestiti? Il Soltino era vestito di nero e al buio le macchie non si vedono. C'era abbastanza luce per vedere il colletto tondo, ma non per vedere le macchie di sangue. Ma la gente si guarda in faccia, non nel vestito. A che porta tutto questo minuzioso indugiare su circostanze ormai certe? A dimostrare che la versione di Abate Maggio spesso è lacunosa, quasi sempre inverosimile. Quante volte gli imputati lo hanno messo con le spalle al muro? Quello che sostiene Abate Maggio è pittoresco, suggestivo, ma non è logico. Prendiamo ad esempio il suo confronto con Nicola Morra, l'uomo che, secondo il capitano Fabbroni, era il capo dei sicari. A che ora, secondo te, io mi trovavo a Torre del Greco? Alle 6 del pomeriggio. E alle 6 che cos'è? Giorno. Benissimo. Ora dico io, è possibile che mi trovavo alle 6 del pomeriggio a Torre del Greco e mi fermavo ad aspettare per mezz'ora in mezzo alla piazza? Un uomo privo di un occhio si metteva in mezzo a Torre del Greco per farsi vedere da chiunque e rischiare l'ergastolo. A Torre del Greco ci stanno tanti forestieri. Eh già, Nicola Morra stava in villeggiatura. Abate Maggio, tu non sai quello che dici, sei un pazzo. Questo lo diranno i giurati.
Eccellenza, se fossi stato un fesso non sarei stato scelto per organizzare la strage dei Cuocolo. Se fossi un furbo, a maggior ragione, non avrei fatto il favore di uccidere un uomo per prendermi l'ergastola. O perlomeno non mi sarei messo in evidenza. E poi, secondo te, perché il Cuocolo si sarebbe fatto attrarre a Cupa Calastro? Non si doveva commettere il colpo a Cupa Calastro, ma a Torre Annunziata. E poi non si trattava di un furto, ma del progetto di un furto. Si doveva andare a Cupa Calastro per poi proseguire per Torre Annunziata. Ma se la Cupa Calastro non conduce a Torre Annunziata? Gli avete fatto credere che vi conducesse? Questo è buono. Ma se il Cuocolo aveva abitato a Torre del Greco? Risulta dagli atti che i Cuocolo avevano l'abitudine di villeggiare nel Greco dove avevano affittato una casa. Siedasi, ah! Siedasi, ah! Siedasi, ah! Siedasi, ah! Siedasi, ah! Siedasi, ah! Il protesto mi fu passato per buono, almeno così mi parve. E andai alla riunione perché... E perché sottrarmi al contatto con l'Alfano e gli altri mi avrebbe attirato addosso i sospetti di tutta la camorra. E perciò accettai quel denaro. Se avessi esposto il mio pensiero sapevo dove sarei andato a finire, in compagnia di Gennaro Cuocolo. Quando vi è sopravvenuto il pentimento? Nella notte tra il 4 e il 5 giugno, soltanto allora. Dopo aver promesso a Enrico Alfano che io sarei andato a Torre del Greco con lui, decisi di non farne più nulla. E allora perché non impediste la consumazione del duplice assassinio? E in che modo avrei potuto impedirlo? Andando forse in quest'ora perché la cosa si sapesse e fossi punito di morte anch'io come un infame. Bastava mettere il Cuocolo sull'avviso. Eccellenzi, non ho mai scritto lettere anonime e non ho mai fatto denuncia. All'anima la palla. È ridicolo che avrei chiamato Abate Maggio a far parte della congiura. A far che? Semplicemente per stare sotto la trattoria e aspettare la venuta del Di Gennaro. È tutta un'invenzione di Abate Maggio per rovinare il Di Gennaro. La verità è che io l'invitai perché, siccome avevo fatto un buon affare comprando i cavallini del Conte Massimo con la sua mediazione, volevo ricompensarlo invitandolo a pranzo. Era un giorno di festa e io per abitudine sono generoso. Per la stessa ragione ho invitato alla mia tavola il cocchiere Iacovitti, che è venuto a stare a mio servizio solo il giorno prima. Momento, momento. Tu dici che mi invitaste e che mi desti prendere il tram. Ma se poi anche tu hai preso il tram insieme con tuo fratello, e se sulla carrozza hanno viaggiato solo Libello e il Rapi, perché avresti dovuto darmi quei soldi? Bastava che tu staccassi il biglietto anche per me e che i soldi li dessi al fattorino del tram. Per una ragione molto semplice. Primo, perché quando ti invitai non sapevo ancora se sarei andato in tram. Secondo, perché in ogni caso, dato che Napoli è l'unica città d'Italia dove ci stanno le classi anche in tram, tu saresti andato in seconda e non in prima. E come avresti viaggiato in prima classe, tu che eri uno straccione? Ti sei ripulito adesso perché ti hanno pagato per far la spia, ma allora giravi tutto stracciato e portavi le scarpe legate con il filo di ferro. E se ero uno straccione, perché avrei rifiutato di venire a fare una gita con i gran signori come te e Rapi? E invece ho preferito restarmene a Napoli, perché... Rispondi, Enrico, perché? Tu mi hai mandato a chiamare due volte e io non sono voluto. Secondo te io perché non ho voluto venire? Perché eravamo gente superiore a te e hai preferito spendere quei quattro soldi con la tua fidanzata. E io rinunciavo al pranzo perché eravate gran signori? No, non la sai la risposta. E allora te la dico io. Perché siete assassini e non volevo mischiarmi con voi. Il mio compito sarebbe stato di fermarmi a poca distanza dalla trattoria e ricevere dal Di Gennaro la notizia che tutto era stato fatto e trasmetterla all'Alfano in trattoria. Ma aiutato dalle conseguenze, cercai di evitarlo. Il pretesto della gita era provare un carrozzino con due cavalli, ma poiché Giovanni Rapi è bella, pesante, Enrico Alfano decise che avrebbe raggiunto in tram Torre del Greco, mentre sul carrozzino avrebbe viaggiato solo il Rapi con Libello. Enricone mi regalò il denaro per comprare il biglietto del tram, ma io, tornato a Napoli, feci sapere che non sarei andato a Torre del Greco, sostenendo che avevo uno zio ammalato. Saputolo, per ben due volte Enricone mi mandò a chiamare per mezzo del cocchiere Iacovitti, ma io risposi recisamente: dite a Enricone che io a Torre del Greco
Non ci voglio andare. Si trovarono all'appuntamento davanti alla trattoria di Mimmi a Mare verso le 6 del pomeriggio. Enricone, che è di carattere alla mano, fece sedere alla sua tavola anche il cocchiere Iacovitti, nonostante che era al suo servizio da un giorno solo. Mangiarono spaghetti con le vongole e capitone e si trattennero in tavola fin verso le 8. Cuocole e gli altri arrivarono con il tram nella piazza di Torre del Greco verso le 6. Li attendeva il Morra, il quale disse che era troppo presto e quindi consigliò di andare verso Cupa Calastro. Con questo pretesto, Cuocolo fu attirato verso la spiaggia. Quando Antonio Cerrato vide che non c'era nessuno, fece un segno convenzionale. Allora Sortino e Di Gennaro si lanciarono contro Cuocolo. Cuocolo cavò di tasca un temperino per difendersi. Sortino lo disarmò e così facendo si ferì alla mano destra. Cuocolo cadde a terra contorcendosi. Allora Antonio Cerrato gli vibrò con forza il bastone sulla testa dicendo: «Ancora si muove sto carognone!» Gli dettero in tutto 47 pugnalate. Come si viene a sapere dell'anello? Avvengono fatti molto strani. Di Gennaro e Salvi, arrestati sotto l'accusa di omicidio, vengono rinchiusi nella caserma dei carabinieri. Ma Abate Maggio viene sospettato di aver denunziato Di Gennaro. E il fratello di Gennaro, insieme ad un amico, aggrediscono verbalmente Abate Maggio, lo minacciano. Se non farà liberare Di Gennaro, saranno guai. Abate Maggio corre a piagnucolare dal maresciallo Capezzuti. Diteci della momentanea liberazione del Di Gennaro. Lo liberai d'accordo con il capitano per tranquillizzare Abate Maggio, il quale temeva per la sua vita, perché i fratelli Di Gennaro, presente il carabiniere De Silvestri, si erano gettati armati di pugnale ai piedi di un'immagine in piazza Monte Oliveto ed avevano giurato che avrebbero sgozzato Maggio se il Di Gennaro non fosse stato rilasciato. Allora il capitano Fabroni, temendo che il denunziante Abate Maggio potesse sfuggirci a causa del panico, mi permise di rilasciarlo, di ubriacare la famiglia di chiacchiere, salvo poi a rimetterlo dentro. D'altra parte il Di Gennaro era in semplice stato di fermo. Parlateci ora dell'anello. Il giorno 7 mandai a chiamare il Di Gennaro, il quale mi rivelò che il Salvi aveva confidato al Di Gennaro che l'anello si trovava nel suo materasso, perché il De Marinis se ne era liberato già dal 25 gennaio. La mattina successiva mi recai a fare la perquisizione nella poverissima casa del Salvi. Perché il maresciallo Capezzuti non chiese come per legge l'assistenza del giudice istruttore? La cosa mi parve così importante che non volli frapporgli tempo in mezzo. Mi recai con i carabinieri Silvestri, Ugga e Petrella e assistevo una guardia di finanza che si trovava lì di passaggio. Mentre il carabiniere Ugga stava disfacendo il terzo materasso, trovò l'anello. Dunque, per quanto accusato di omicidio, però viene liberato. Ricordiamoci che sospettava Abate Maggio di averlo denunziato. Eppure gli riferisce tranquillamente il segreto dell'anello che il Salvi gli aveva confidato. Dunque tu non sentisti niente nella camera di sicurezza di Capodichino? Ma se là non si poteva nemmeno comunicare. Queste sono insomma fantasie. Signori giurati, quando uscì dal carcere, se avessi incontrato Abate Maggio, sapendo tutto quello che aveva tentato di farmi, io non dico che l'avrei provocato o invitato a un chiarimento, ma l'avessi incasata con la capra in da fontana di piazza della Borsa. Invece, secondo lui, io l'avrei fermato per confidargli l'affare dell'anello. Ma se Salvi avesse avuto la possibilità di confidarmi il fatto dell'anello, se io e Salvi veramente fossimo stati gli assassini della Cutinelli, non mi sarei precipitato a casa del Salvi per farmi consegnare l'anello. E poi lo avrei fatto sparire.
L'avrei distrutto, l'avrei buttato a mare. Abbate Marta dall'Alfano. Io ti avrei dato metà del denaro del Rapi. Che ragione avevo? È la stessa domanda che mi fece il Morre e io rispondo come sempre ho risposto. Avete voluto comprare il mio silenzio avendo avuto l'imprudenza di dirmi troppe cose. Eccellenza, però faccio notare che io non ho avuto molto più degli altri. Gli altri, oltre ai soldi ricevuti in prestito dal Rapi, ebbero anche una parte del bottino ricavato dal delitto. Io trovai un pretesto per non andare a Torre del Greco. Io non avevo l'abitudine ai delitti di sangue. Ci pensai su mille e mille volte. Pensai che se mettevano a morte due individui, quel delitto commesso da più persone si poteva scoprire. E allora era la fine di tutta la vita mia. Il pretesto mi fu passato per buono, almeno così mi parve. E andai alla riunione perché sottrarmi al contatto con l'Alfano e gli altri mi avrebbe attirato addosso i sospetti di tutta la camorra. E perciò accettai quel denaro. Se avessi esposto il mio pensiero, sapevo dove sarei andato a finire, in compagnia di Gennaro Cuocolo. Quando vi è sopravvenuto il pentimento? Nella notte tra il 4 e il 5 giugno, soltanto allora. Dopo aver promesso a Enrico Alfano che io sarei andato a Torre del Greco con lui, decisi di non farne più nulla. E allora perché non impediste la consumazione del duplice assassinio? E in che modo avrei potuto impedirlo? Andando forse in questura perché la cosa si sapesse e fossi punito di morte anch'io come un infame. Bastava mettere il Cuocolo sull'avviso. Eccellenzi, non ho mai scritto lettere anonime e non ho mai fatto denuncia. All'anima la palla. È ridicolo che avrei chiamato Abate Maggio a far parte della congiura. A far che? Semplicemente per stare sotto la trattoria e aspettare la venuta del Di Gennaro. È tutta un'invenzione di Abate Maggio per rovinare il Di Gennaro. La verità è che io l'invitai perché, siccome avevo fatto un buon affare comprando i cavallini del Conte Massimo con la sua mediazione, volevo ricompensarlo invitandolo a pranzo. Era un giorno di festa e io per abitudine sono generoso. Per la stessa ragione ho invitato alla mia tavola il cocchiere Iacovitti, che è venuto a stare a mio servizio solo il giorno prima. Momento. Tu dici che mi invitaste e che mi desti prendere il tram. Ma se poi anche tu hai preso il tram insieme con tuo fratello, e se sulla carrozza hanno viaggiato solo Libello e il Rapi, perché avresti dovuto darmi quei soldi? Bastava che tu staccassi il biglietto anche per me e che i soldi li dessi al fattorino del tram. Per una ragione molto semplice. Primo, perché quando ti invitai non sapevo ancora se sarei andato dalla casa della Cutinelli. Il Salvi vede il Barbella e gli sembra una fisionomia nota, ma non ha il tempo materiale per riconoscerlo. Che fare allora? Di non conoscerlo o salutarlo e far passare inosservato l'incontro? Il Salvi saluta, cosa che incuriosisce il Barbella, che non era mai stato salutato dal Salvi, e l'incontro gli rimane impresso nella memoria. Tanto impresso nella memoria che se ne ricorda solo dopo 11 mesi. 11 mesi, signori, quasi un anno. E guarda caso proprio mentre sta parlando con Abate Maggio. E non basta. Il Barbella di notte vede l'altro che non conosce e a distanza di 11 mesi si ricorda del vestito, della barba e del colletto tondo. E ricordate la descrizione del sortino fatta dal Barbella? Un signore ben vestito, un nobile. E il sortino sarebbe stato reduce dalle 47 coltellate date al Cuocolo e dalle 13 inflitte alla Cutinelli. Nella casa della Cutinelli fu trovata però dell'acqua insanguinata e se ne dedusse che gli assassini si erano lavati le mani. E i vestiti? Il sortino era vestito di nero e al buio le macchie non si vedono. C'era abbastanza luce per vedere il colletto tondo ma non per vedere le macchie di sangue. Ma la gente si guarda in faccia, non nel vestito. A che porta tutto questo minuzioso indugiare su circostanze ormai certe? A dimostrare che la versione di Abate Maggio spesso è lacunosa. Quasi sempre inverosimile. Quante volte gli imputati lo hanno messo con le spalle al muro? Quello che sostiene Abate Maggio è pittoresco, suggestivo, ma non è logico. Prendiamo ad esempio il suo confronto con Nicola Morra, l'uomo che secondo il capitano Fabbroni era il capo dei sicari. A che ora secondo te io mi trovavo a Torre del Greco? Alle 6 del pomeriggio.
E alle 6 che cos'è? Giorno. Benissimo. Ora dico io, è possibile che mi trovavo alle 6 del pomeriggio a Torre del Greco e mi fermavo ad aspettare per mezz'ora in mezzo alla piazza? Un uomo privo di un occhio si metteva in mezzo a Torre del Greco per farsi vedere da chiunque e rischiare l'ergastolo. A Torre del Greco ci stanno tanti forestieri. Eh già, Nicola Morre stava in villeggiatura. Abate Maggio, tu non sai quello che dici, sei un pazzo. Questo lo diranno i giurati. Eccellenza, se fossi stato un fesso non sarei stato scelto per organizzare la strage dei Cuocola. Se fossi un furbo, a maggior ragione non avrei fatto il favore di uccidere un uomo per prendermi l'ergastola. O perlomeno non mi sarei messo in evidenza. E poi, secondo te, perché il Cuocolo si sarebbe fatto attrarre a Cupa Calastro? Non si doveva commettere il colpo a Cupa Calastro, ma a Torre Annunziata. E poi non si trattava di un furto, ma del progetto di un furto. Si doveva andare a Cupa Calastro per poi proseguire per Torre Annunziata. Ma se la Cupa Calastro non conduce a Torre Annunziata? Ora questo vetturino, quando seppe del terribile delitto di Cupa Calastro, a pochi passi dal posto dove io avrei fissato la carrozzella, come mai che non rivelò tutto? Come mai che non rivelò che la sera stessa del delitto aveva trasportato a Napoli un uomo privo di un occhio e 3 individui sospetti? Poteva essere la prova tangibile del delitto e il vetturino non ha parlato. La verità, grandissimo fedente, è che quel vetturino non esisteva. Non poteva esistere. Esisteva soltanto nella tua fantasia. Il vetturino era un complice. Perché Abate Maggio non ne conosceva il nome? Perché non ha partecipato alla spartizione del bottino? La verità è che il ritorno dei 4 da Torre del Greco a Napoli è una falla enorme nel racconto di Abate Maggio. Tra l'altro, un punto mi lascia molto perplesso: la storia dei soldi dati dal Rapi e la strana divisione fatta dall'Alfano. Io ti avrei dato metà del denaro del Rapi. Che ragione avevo? È la stessa domanda che mi fece il Morre e io rispondo come sempre ho risposto. Avete voluto comprare il mio silenzio avendo avuto l'imprudenza di dirmi troppe cose. Eccellenza, però faccio notare che io non ho avuto molto più degli altri. Gli altri, oltre ai soldi ricevuti in prestito dal Rapi, ebbero anche una parte del bottino ricavato dal delitto. Io trovai un pretesto per non andare a Torre del Greco. Io non avevo l'abitudine ai delitti di sangue. Ci pensai su mille e mille volte. Pensai che se mettevano a morte 2 individui, quel delitto commesso da più persone si poteva scoprire. E allora era la fine di tutta la vita mia. Il pretesto mi fu passato per buono, almeno così mi parve. E andai alla riunione perché sottrarmi al contatto con l'Alfano e gli altri mi avrebbe attirato addosso i sospetti di tutta la camorra. E perciò accettai quel denaro. Se avessi esposto il mio pensiero, sapevo dove sarei andato a finire, in compagnia di Gennaro Cuocolo. Quando vi è sopravvenuto il pentimento? Nella notte tra il 4 e il 5 giugno, soltanto allora. Dopo aver promesso a Enrico Alfano che io sarei andato a Torre del Greco con lui, decisi di non farne più nulla. E allora perché non impediste la consumazione del duplice assassinio? E in che modo avrei potuto impedirlo? Andando forse in questura perché la cosa si sapesse e fossi punito di morte anch'io come un infame? Bastava mettere il Cuocolo sull'avviso. Eccellenzi, non ho mai scritto lettere anonime e non ho mai fatto denuncia. All'anima raballo! Stati gli assassini e della Cutinelli, non mi sarei precipitato a casa del Salvi per farmi consegnare l'anello. E poi lo avrei fatto sparire. L'avrei distrutto, l'avrei buttato a mare. Abate Ma, che rispondi? Io non rispondo alle fantasie, rispondo ai fatti. Io non rispondo alle fantasie, io rispondo ai fatti. E lo credo. Come avrebbe potuto rispondere in modo plausibile alle contestazioni del Di Gennaro? Il Di Gennaro dice: ma là in caserma non potevamo comunicare. Ed è giusto, perché gli accusati di uno stesso omicidio non vengono mai messi nella stessa cella, appunto per evitare che possano comunicare e combinare le loro versioni. Eppure Di Gennaro e Salvi dovettero per forza comunicare. E come? E ora vediamo cosa avvenne nella caserma di Capo di Chino,
dove erano rinchiusi taluni degli imputati quali autori materiali dell'assassinio. Gli arrestati furono messi in tenere. Il Di Gennaro fu messo in una camera per uscire dalla quale bisognava passare per quella occupata dal Salvi e guardata da due piantoni. Non si operò alcuna perquisizione nei domicili occupati dal Salvi e dal Di Gennaro. Il Capezzuti chiese un rinforzo. La forza mancava e io non potei accontentarlo. Accadde perciò un inconveniente. Un piantone, di cui non ricordo il nome, durante il servizio di vigilanza si addormentò. Il maresciallo Capezzuti voleva punirlo, ma io, considerando che doveva essere stato molto stanco per le fatiche cui erano tutti soggetti, non volli prendere alcun provvedimento. Lei non conosce il nome di quel piantone? Lo chieda al Capezzuti quando verrà. Se quel piantone non avesse dormito al momento opportuno, il Salvi non avrebbe potuto parlare al Di Gennaro. Il Di Gennaro non avrebbe confidato la faccenda dell'anello ad Abate Maggio e l'anello non sarebbe mai stato scoperto. No, l'anello sarebbe stato scoperto certamente, perché la perquisizione sarebbe stata fatta. Ma fino a quel momento il capitano Fabbroni non aveva ordinato la perquisizione nel domicilio del Salvi. Io penso che in fondo il capitano Fabbroni abbia fatto bene a non punire quel piantone. Mai sonno fu così propizio alle indagini. A volte molto si ottiene dormendo, più che stando svegli. Dunque niente. Perché ciò ci porterebbe a insinuare che la prova è stata fabbricata dal capitano Fabbroni. E poiché questo è assurdo, ripeto assurdo, è inutile continuare a cavillare sulla storia dell'anello. Da quando qua la parola di un ufficiale vale meno di quella di una banda di ladri, di criminali, di assassini, insomma di camorristi? Certo, nessuno mette in dubbio che il capitano Fabbroni sia un gentiluomo. Sì, del conte Massimo, con la sua mediazione. Volevo ricompensarlo invitandolo a pranzo. Era un giorno di festa, ma io per abitudine sono generoso. Per la stessa ragione ho invitato alla mia tavola il cocchiere Iacovitti, che è venuto a stare a mio servizio solo il giorno prima. Moment. Tu dici che mi invitaste e che mi desti prendere il tram. Ma se poi anche tu hai preso il tram insieme con tuo fratello, e se sulla carrozza hanno viaggiato solo Libello e Rapi, perché avresti dovuto darmi quei soldi? Bastava che tu staccassi il biglietto anche per me e che i soldi li dessi al fattorino del tram. Per una ragione molto semplice. Primo, perché quando ti invitai non sapevo ancora se sarei andato in tram. Secondo, perché in ogni caso, dato che Napoli è l'unica città d'Italia dove ci stanno le classi anche in tram, tu saresti andato in seconda e non in prima. E come avresti viaggiato in prima classe, tu che eri uno straccione? Ti sei ripulito adesso perché ti hanno pagato per far la spia, ma allora giravi tutto stracciato e portavi le scarpe legate con il filo di ferro. E se ero uno straccione, perché avrei rifiutato di venire a fare una gita con i gran signori come te e Rapi? E invece ho preferito restarmene a Napoli, perché? Rispondi, Enrico, perché? Tu mi hai mandato a chiamare due volte e io non sono voluto. Secondo te io perché non ho voluto venire? Perché eravamo gente superiore a te e hai preferito spendere quei 4 soldi con la tua fidanzata. E io rinunciavo al pranzo perché eravate gran signori? No, non la sai la risposta. E allora te la dico io. Perché siete assassini e non volevo mischiarmi con voi. Non volevi mischiarti con noi? E ti sei preso metà della ricompensa. Hai voluto comprare il mio silenzio. Già, perché ero così fessa da dare la metà della somma da Rapi a una che non aveva fatto niente. Ma se è vero che io sono il terribile uomo che Abate Maggio descrive, il capo della camorra, l'uomo temuto e rispettato, s'ha già trovato con tanta facilità 6 uomini pronti a uccidere e rischiare l'ergastolo solo per obbedire a un mio cenno, mi sarei ridotto a comprare il silenzio di un possibile traditore. Ma se è vero quello che dice costui, bastava che io facessi e te facevo dare pugnalate. Ha già fatto uccidere 2 persone solo per fare un favore a un amico. E non te facevo uccidere a te, per salvare la mia vita e quella di tanti altri amici. Con tutta la camorra napoletana a mia disposizione mi si era ridotto a dato 4 soldi per comprare il tuo silenzio. Certo è che invece di pugnalate mi deste le lire, se no non sarei qui. Il perché? Domandatelo a voi stesso, non a me. Se vi siete pentito di non avermi fatto dare le pugnalate, che volete che vi faccia? Pentitevi pure. Un'altra discutibile affermazione di Abate Maggio è quella che riguarda l'ora del delitto.
Doveva essere un'ora obbligata per legare il pranzo di Enrico Alfano e Giovanni Rapi a Torre del Greco con il delitto di Cupa Calabria. Che colpirono l'opinione pubblica. E infatti, in quel giugno del 1906, lo stesso giorno dell'uccisione di Gennaro Cuocolo, era stata assassinata anche la moglie, Maria Cutinelli. Secondo Abate Maggio, anche lei per ordine della Camorra. La legge non chiede conto ai giurati dei mezzi con i quali essi si sono convinti. Essa non prescrive loro alcuna regola dalla quale devono far dipendere la piena e sufficiente prova. Essa prescrive loro di interrogare se stessi e di esaminare quale effetto abbiano fatto sulla loro ragione le prove riportate contro l'imputato e i mezzi della sua difesa. Essa propone questa sola domanda che racchiude tutta la misura dei loro doveri. Siete voi intimamente convinti della reità o della innocenza dell'imputato? Dovrete rispondere alle seguenti domande. Quesito per Enrico Alfano. Giovanni Rapi. Luigi Arena. Gennaro De Marinis. Gennaro Ibello. Sono essi colpevoli di aver mandato per l'uccisione di Gennaro e Maria Cuocolo? Per Nicola Morra, Antorrato, Mariano Di Gennaro, Corrado Sortino. Sono essi colpevoli di aver ucciso con premeditazione Gennaro Cuocolo? Quesito per Corrado Sortino e Giuseppe Salvi. Sono essi colpevoli di aver ucciso con premeditazione Maria Cutinelli in Cuocolo? Per Ferdinando De Matteo. È egli colpevole di aver concorso ad organizzare il duplice omicidio? Per gli imputati minori Luigi Fucci, Salvatore De Lucia, Esposito Francesco, Chirico Giuseppe, Carmine De Vivo, Menichiello Giuseppe e Abate Maggio Gennaro. Sono essi colpevoli di associazione a delinquere per essere membri della società detta Camorra e per i Fucci con l'aggravante di essere il capo di detta... L'intera nazione dinanzi a tutto il mondo. Se questi uomini tornassero in libertà, se l'opera della giustizia andasse irrisa e oltraggiata, di nuovo tutta la delinquenza tornerebbe ad alzare la testa sicura dell'impunità assoluta. Io sono il primo ad ammettere che Abate Maggio è una canaglia e che non tutto è chiaro in questo processo. Ma questi uomini volontariamente si sono messi contro la società e ora non hanno il diritto di chiedere alla società protezione e comprensione. Le leggi sono fatte per proteggere gli uomini onesti contro gli iniqui, non per favorire i malviventi. Perché oggi costoro chiedono la protezione di quella legge che per primi hanno calpestato e violato? Grazie all'operato del capitano Fabbroni, questi uomini sono chiusi tra le sbarre. Non aprite queste sbarre, o tutto sarà perduto. Qui si fa una gran confusione fra concetti morali e concetti giuridici. Non tocca a noi risolvere il problema della Camorra a Napoli. Noi dobbiamo solo rispondere ai quesiti della Corte. Rispondere se questi uomini sono innocenti o colpevoli. La verità è che ci troviamo davanti a un classico caso di convinzione a prioristica della colpevolezza di un individuo. Il Cuocolo era morto da un solo giorno e già la stampa aveva trovato il colpevole. Abbiamo visto i giornali dell'epoca, titoli di scatola. Enrico Alfano è colpevole. Ancora non erano iniziate le indagini e già l'opinione pubblica sapeva tutta la verità. Perché? Io sono certo che tutto dipende da un'unica e sorprendente coincidenza. Il fatto che Gennaro Cuocolo fu ucciso a 800 metri dal luogo dove Alfano, detto Enricone, stava allegramente pranzando. Nessuno aveva dubbi. Se Enricone era presente,
lui, il camorrista, il guappo, doveva essere il colpevole. Nulla si sapeva, nulla era stato provato, ma il linciaggio morale era già cominciato ed Enrico e Ciro Alfano furono arrestati. E questo avveniva l'8 giugno, 2 giorni dopo la morte di Cuoco. Poi cominciarono le indagini, ma quando i presunti colpevoli erano già stati identificati, in base alla supposizione che si trattasse di un delitto di camorra e che Alfano, capo effettivo della camorra, doveva essere il colpevole. I magistrati esaminarono la posizione dell'Alfano, nulla trovarono a suo carico se non il fatto di aver pranzato a 800 metri dal luogo del delitto, e naturalmente Alfano fu assolto in istruttoria e rimesso in libertà. Cosa disse la stampa? Che la questura e la magistratura erano d'accordo con la camorra. La sentenza istruttoria fu irrisa, i poliziotti e i magistrati assaliti e vilipesi. Ecco dove sono i tentativi di sovvertimento, le enormità giuridiche. Signori, ho finito. Io ho esposto... Certo che ci siamo incontrati quasi tutti i giorni al vicolo Piliero. Tenga la coscienza netta. È pura mia, è pulita. Voi vi siete venduta l'anima. È quello che adesso vi conviene dire. Voi dite che vi fermavate al vicolo Piliero, io sto invece al vicolo. Come facevate a vedermi? Io che ne so, io lasciavo la carrozzella all'angolo della strada e me ne veniva in mezzo alla dogana. Quale dogana? Le dogane sono tre. Quella del baccalà, quella dello zucchero e quella delle carrette. Io vi vedevo alla dogana del baccalà. Lo vedi come sei scellerato. Io stavo all'ultima dogana, quella dello zucchero. Sei falso, 100 volte favez. E certo, al vostro posto negherei pure io. Pigliatevelo con quello lì che mi ha costretto a testimoniare. Questa è la famosa testimonianza di Barbella. Io vi domando, perché il Salvi avrebbe salutato il Barbella? I due uscivano sconvolti dalla casa della Cutinelli. Il Salvi vede il Barbella e gli sembra una fisionomia nota, ma non ha il tempo materiale per riconoscerlo. Che fare allora? Di non conoscerlo o salutarlo e far passare inosservato l'incontro? Il Salvi saluta. Cosa che incuriosisce il Barbella, che non era mai stato salutato dal Salvi, e l'incontro gli rimane impresso nella memoria. Tanto impresso nella memoria che se ne ricorda solo dopo 11 mesi. 11 mesi, signori, quasi un anno. E guarda caso proprio mentre sta parlando con Abate Maggio. E non basta. Il Barbella di notte vede l'altro che non conosce e a distanza di 11 mesi si ricorda del vestito, della barba e del colletto tondo. E ricordate la descrizione del sortino fatta dal Barbella? Un signore ben vestito, un nobile. E il sortino sarebbe stato reduce dalle 47 coltellate date al Cuocolo e dalle 13 inflitte alla Cutinelli. Nella casa della Cutinelli fu trovata però dell'acqua insanguinata e se ne dedusse che gli assassini si erano lavati le mani. E i vestiti? Il sortino era vestito di nero e al buio le macchie non si vedono. C'era abbastanza luce per vedere il colletto tondo, ma non per vedere le macchie di sangue. Ma la gente si guarda in faccia, non nel vestito. A che porta tutto questo minuzioso indugiare su circostanze ormai certe? A dimostrare che la versione di Abate Maggio spesso è lacunosa, quasi sempre inverosimile. Quante volte gli imputati lo hanno messo con le spalle al muro? Quello che sostiene Abate Maggio è pittoresco, suggestivo, ma non è logico. Prendiamo ad esempio il suo confronto con Nicola Morra, l'uomo che, secondo il capitano Fabroni, era il capo dei sicari. A che ora, secondo te, io mi trovavo a Torre del Greco? Alle 6 del pomeriggio. E alle 6 che cos'è? Giorno. Benissimo.